Il Liceo Classico Giannone è felice di poter partecipare anche quest'anno scolastico alla Notte Nazionale dei Licei Classici. Tradizionalmente è situata, si svolge nel mese di gennaio, quest'anno è stata posticipata a maggio, sperando che le condizioni di contesto fossero più felici. Però, nonostante tutto, siamo riusciti, grazie all'impegno del professore Panarese e del professore Pellino, a mettere in piedi una manifestazione che ha visto coinvolti tantissime classi, tantissimi ragazzi, che hanno trovato, anche in un momento difficile per la scuola e per le persone, la voglia, il desiderio, la passione, lo slancio per organizzare e mettere in piedi tutta una serie di manifestazioni, molto belle, molto interessanti. Quindi, grazie ai docenti, grazie agli studenti che si sono impegnati in questa impresa particolarmente complessa in un anno così difficile. La Notte Nazionale del Liceo Classica è diventato ormai un appuntamento fisso nell'attività di programmazione del nostro liceo. È un'iniziativa nata grazie alla felice intuizione del professore Rocco Sghembra, docente presso il Liceo Classico Gulli Pennisi di Acireale. Anche quest'anno quindi il nostro liceo ha voluto parteciparvi. È vero, le difficoltà non sono state poche, vista la situazione pandemica, eppure il nostro dirigente, il professore Luigi Mottola e l'intero corpo docente, come dire, ha convintamente sostenuto questo progetto perché abbiamo ritenuto che fosse un appuntamento importante in quanto rappresentava un momento fondamentale per i ragazzi. Era, come dire, un ritorno per noi alla normalità, un ritorno alla socialità per i nostri studenti. E quindi abbiamo voluto offrire questa opportunità, che non è stato quindi solo un momento di crescita umana, culturale, ma veramente è stato un momento per i ragazzi di tornare a confrontarsi, di partecipare con entusiasmo alla vita scolastica, anche attraverso l'organizzazione della Notte del Liceo Classico. E quindi un ringraziamento veramente di cuore va al nostro dirigente, il professore Luigi Mottola, all'intero corpo docente e ovviamente un ringraziamento va ai nostri ragazzi, ai nostri alunni che con entusiasmo, con energia, con passione hanno, come dire, messo in campo il meglio delle loro capacità, delle loro abilità, e hanno dimostrato gli straordinari talenti che nascondono questi ragazzi e che la scuola dà l'opportunità, ecco, di portare alla luce. E, infine, voglio davvero ringraziare di cuore il professore Giuseppe Pellino, che ha collaborato con me alla realizzazione di questa notte. È stato come dire, un prezioso contributo che ha fatto sì che questa notte potesse essere portata veramente in porto. E speriamo che sia di buon auspicio per un ritorno alla normalità. E con questo vi saluto e vi auguro buona visione. Buon pomeriggio a tutti. In qualità di rappresentanti d'istituto del Liceo Classico Giannone, siamo lieti di avervi qui con noi alla settima edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico. La kermesse, nata da un'idea del professore Rocco Schembra, docente presso il Liceo Classico Gulli e Pennisi di Acireale, ha registrato anche quest'anno la partecipazione di ben 300 licei classici su tutto il territorio italiano. In questa occasione, come ogni anno, tutti i licei classici coinvolti aprono le loro porte alla cittadinanza e gli studenti liceali d'Italia si esibiscono in variate performance, maratoni di letture di poeti antichi e moderni, drammatizzazioni, attività musicali e coreutiche e molto altro ancora, lasciato alla libera inventiva e creatività dei giovani guidati dai loro docenti. Il Liceo Classico Pietro Giannone, nonostante le difficoltà di questo particolare momento storico, non ha voluto rinunciare alla partecipazione a questo straordinario evento nazionale, fornendo il suo personale contributo in rete. La manifestazione dell'orgoglio classico giannoniano si snoda sostanzialmente in due parti.
Una prima sezione di lavori vedrà protagonisti gli allievi delle classi liceali di tutte le sezioni, in drammatizzazioni, letture interpretate, mentre la seconda parte della rassegna presenterà una serie di contributi videoregistrati delle rimanenti classi ginnasiali e liceali, che vedrà coinvolti gli studenti, da una parte, in una serie di performance musicali e lavori espositivi, e i docenti dall'altra, in presentazioni di volumi e in discussioni. La scelta di partecipare a questo appuntamento annuale nasce dal fatto di voler ricreare in questo momento di particolare difficoltà per tutti noi un locus amenus, un giardino delle delizie, un vagheggiato e idealizzato orizzonte culturale in cui poter rivivere con struggente nostalgia quella pienezza vitale, quella gioiosa libertà che ci faccia sperare insomma in una nuova età dell'oro, in un nuovo umanesimo delle idee e delle coscienze. La riflessione sui testi proposti, accuratamente selezionati con la guida sapiente dei nostri docenti, possa essere per noi in qualche maniera motivo urgente di ricerca dell'eudaimonia. Tutti gli uomini, infatti, come afferma Aristotele, sono d'accordo nell'affermare che il sommo bene è la felicità. Tutti vogliono vivere felici e la vita è certo cosa desiderabile anche per Seneca. Il fatto di esistere, la nuda constatazione di essere vivi, il piacere di vedere la luce del sole e di essere scaldati dalla sua fiamma può essere per noi, istante per istante, fonte di gioia. La notte, infine, si concluderà con una performance che prevede una lettura espressiva interpretata in lingua greca e italiana di un passo tratto da un epiglio di Museo, che narra le vicende struggenti di una storia d'amore di due giovani, Ero e Leandro, nella Grecia del V-VI secolo d.C. Desideriamo ringraziare il dirigente scolastico professore Luigi Mottola e tutto il corpo docente per la disponibilità accordataci. Adesso apriamo simbolicamente questa serata con la proiezione dell'inno nazionale del liceo classico per celebrare tutti insieme la lunga notte del liceo. Buona visione!
in piedi per la DAD, e sulle note di questa graffiante, ironica e al contempo tristemente vera canzone di Francesco Renero dichiaro aperta la 7ª edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico. Un appuntamento molto sentito, molto presente nel tessuto della scuola italiana già appunto da 7 anni a questa parte, e che tuttavia quest'anno inevitabilmente ha risentito della situazione in cui versa la nostra Italia, come tutto il pianeta. La situazione funestata appunto dalla pandemia da coronavirus. Non vi nascondo, ecco, che c'è stato un momento in cui ci siamo interrogati se circa l'opportunità, ecco, di ripresentare anche quest'anno un appuntamento così faticoso, così oneroso, che metteva in campo tutte le forze che gravitano attorno ai licei classici, dagli studenti ai docenti, ai dirigenti, al personale ATA, soprattutto quando durante lunghi mesi la scuola non è stata in presenza, ma eravamo tutti collegati e connessi dalle nostre abitazioni. C'è stato un attimo di scoraggiamento. Alla fine abbiamo deciso che il miglior modo per combattere la sofferenza, il dolore, è proprio quello di opporsi con una netta resilienza, quella resilienza, quella costanza, quella fermezza d'animo che proprio i nostri classici, i nostri autori del passato, greci e latini, ci hanno insegnato e ci continuano ancora oggi a insegnare dalle pagine dei loro capolavori. E allora per questo motivo mi sento oggi particolarmente grato e felice di ringraziare tutti quei licei. Sono 300, un numero altissimo considerata la situazione in cui ancora oggi versiamo, licei, dicevo, che hanno accettato la sfida, che hanno deciso di, nonostante tutto, mettersi in gioco, mettere in campo tutte le loro forze con delle difficoltà veramente quasi insormontabili. Ringrazio gli studenti innanzitutto, perché gli studenti sono il motore di questo evento, come sono il motore delle nostre scuole, dei nostri licei. E se non ci fosse la motivazione, l'entusiasmo, la voglia di mettersi appunto in discussione, in gioco da parte loro, nulla si potrebbe portare avanti nel mondo scolastico. Ringrazio i docenti che, nonostante la fatica di 2 anni come questi, ancora una volta hanno voluto impegnarsi e fare da sapiente guida per i nostri studenti. Ovviamente l'illuminata guida dei dirigenti, andare oltre la difficoltà che la situazione comporta, e tutti coloro che si sono spesi per questo evento. Un evento che quest'anno inevitabilmente si presenta diverso per quanto riguarda la durata, 4 ore invece che 6, si presenta diverso per quanto riguarda l'ora di attacco e l'ora di fine, non più dalle 18 alle 24, ma dalle 16 alle 20. Si presenta diverso perché è un evento che non sarà fisicamente realizzato nelle scuole, le condizioni ovviamente ce lo impediscono, ma che sarà mandato online, in diretta streaming o sotto forma di pre-registrazioni. E con delle novità, come per esempio delle premiazioni, una che riguarda un concorso di poesia che vedrà vincitrice appunto una studentessa di cui parleremo successivamente, e poi per la prima volta in assoluto è stato anche premiato un cortometraggio realizzato da studenti, e mi preme, ecco, sottolineare con molta gioia e gratitudine che il video di attacco della nostra Notte Nazionale, per il quale ringrazio nuovamente il cantante Francesco Renero e il regista Vladimir Di Prima con il suo staff, è stato appunto realizzato con il contributo dei ragazzi inviato dalle scuole. Entriamo adesso nel vivo della nostra manifestazione.
ed è doveroso da parte mia, ma è anche un piacere, porgere i miei più sentiti ringraziamenti a tutte quelle istituzioni che nel corso di questi anni, alcune addirittura già sin dal primo anno, ci hanno sostenuto, incoraggiato e hanno, come dire, seguito il nostro percorso con particolare cordialità e affezione. Innanzitutto, è chiaro, dobbiamo cominciare con il Ministero dell'Istruzione, che sin dalla terza edizione ha deciso, ecco, di dare il proprio sostegno alla Notte Nazionale del Liceo Classico, considerandola e definendola come una delle attività, come uno degli eventi più innovativi della scuola dell'autonomia. Soprattutto in grazia del fatto che è un evento che non è, come dire, stato imposto, ecco, dal Ministero stesso, ma che è espressione proprio delle comunità scolastiche. E ogni anno il Ministero ha mandato un saluto, un augurio da parte o del Ministro stesso o di collaboratori diretti del Ministro, e anche quest'anno non è stato da meno. Abbiamo la testimonianza, il saluto, il video saluto registrato da parte della dottoressa Barbara Floridia, che è sottosegretario di Stato al Ministero dell'Istruzione e che ringrazio particolarmente di questo dono. Un saluto a tutta la comunità scolastica, soprattutto alla comunità scolastica dei licei classici italiani. Siamo alla 7ª edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico. Ci tengo personalmente a ringraziare il professore Schembra. È un momento importantissimo, è un momento in cui il Ministero, insieme a tutti i licei classici, vuole ricordare quanto importante sia, quanto importante è per la nostra cultura italiana, per il sostrato culturale dell'Italia futura, la formazione classica. Io sono molto orgogliosa di avere frequentato un liceo classico da studentessa e sono certa e sono consapevole di quanto profonda sia, di quanto radicata e strutturale sia la formazione classica che permette ai nostri giovani, alle nostre studentesse e ai nostri studenti di poter per il loro futuro intraprendere qualunque tipologia di strada, qualunque ambiziosa volontà di realizzare se stessi. Un saluto. Il liceo classico è un indirizzo di studio prezioso per la nostra Italia, è un indirizzo di studio che completa, che perfeziona quella che è il ventaglio delle opportunità scolastiche dei nostri ordinamenti. Un abbraccio. E vi auguro una buona continuazione di serata particolare per festeggiare l'esistenza, la resistenza, la valorizzazione dei licei classici. Inoltre, un'altra associazione che da sempre, sin dal primo anno, ci segue, ci supporta ed è prodiga, ecco, di grande sostegno per noi, è l'Associazione Italiana di Cultura Classica. Un'associazione che esiste dalla fine del 1800 e che è ramificata in un numero elevatissimo di delegazioni e che ha come scopo e finalità precipui proprio quello di divulgare, di diffondere nella cultura italiana, nella società italiana e soprattutto fra i giovani i valori più alti e imperituri della tradizione classica. Sin dal primo anno l'Associazione Italiana di Cultura Classica ci ha sostenuti, ci ha fornito un partenariato che si è rivelato particolarmente proficuo, e quest'anno abbiamo la grande gioia e il grande onore di poter ascoltare con un messaggio che per tutti i licei aderenti alla iniziativa ci ha fornito il presidente nazionale dell'Associazione Italiana di Cultura Classica, professor Mario Capasso. In qualità di presidente nazionale dell'Associazione Italiana di Cultura Classica, ho il piacere di portare il saluto dei circa 3.000 soci della nostra associazione e mio personale a questa nuova edizione della Notte del Liceo Classico, una manifestazione inventata da Rocco Schembra, tradizionalmente coronata da grande successo. Quest'anno la notte si tiene su piattaforma, ovviamente per la pandemia, ma sono certo che
Anche questa edizione avrà un grande successo perché penso all'entusiasmo di tanti studenti, dei tanti docenti, dei dirigenti e anche dei rappresentanti della società civile che con grande abnegazione e convinzione partecipano a questa edizione. E un altro ringraziamento va ovviamente a Rai Cultura e a Rai Scuola che già da diversi anni ci sostengono con il loro partenariato. Negli anni scorsi le loro telecamere sono andate in alcuni licei per seguire la diretta degli eventi. Ricordo al liceo Aristofane a Roma, il Giulio Cesare. Ovviamente quest'anno è impossibile sia perché i licei in quel momento saranno vuoti, saranno privi di ragazzi e privi di persone, ma anche perché è impossibile spostarsi. E tuttavia Rai Cultura e Rai Scuola ci sono comunque vicine, hanno garantito la trasmissione in onda nei loro canali social della performance ritenuta migliore relativamente a un altro momento forte della notte, e cioè la conclusione. Come penso molti di voi sapete, tutti i licei concludono con una parte comune, con la lettura drammatizzata di un passo di letteratura greca che abbia come tema la notte. Quest'anno è stato scelto un componimento poetico molto forte, molto struggente, e cioè Ero e Leandro di Museo. Bene, il liceo che drammatizzerà nel modo migliore, nel modo più accattivante questo passo di letteratura greca sarà filmato e trasmesso appunto dalla RAI. E a proposito di concorsi, a proposito di competizioni, come vi accennavo, nella nostra notte nazionale i protagonisti sono gli studenti, che spesso si cimentano dietro così sollecitazione del coordinamento nazionale. E tra l'altro quest'anno mi preme moltissimo ringraziare il comitato organizzativo, per la prima volta congiuntosi in modo tale che le scelte così delicate potessero essere più ampiamente condivise, quindi ringrazio tutti i colleghi che hanno fatto parte quest'anno del comitato organizzativo. Dicevo appunto che il comitato organizzativo insieme con il coordinamento nazionale suggerisce degli spunti per far partecipare a dei concorsi i ragazzi. Non è una novità, ma l'abbiamo fatta anche gli anni scorsi, ma quest'anno per la prima volta viene offerta la possibilità di comporre ai ragazzi un testo poetico che si ispiri, che si sia ispirato, ecco, diciamo, ad un tema desunto dalla locandina. A proposito della locandina, che sicuramente tutti già avete visto e conoscete, mi preme ringraziare l'artista, il grafico, la professoressa Valeria Sanfilippo, che ne è l'autrice e che rappresenta proprio tale locandina, la realtà capovolta della scuola, una ragazza a testa in giù, connessa con le cuffie, dal cui cervello si dipana tutta una serie di labirintiche traiettorie. La realtà appunto della DAD. Bene, tantissimi licei hanno risposto mandando delle composizioni poetiche, e il primo premio, dietro sofferta scelta da parte del comitato, se l'è aggiudicato una ragazza del liceo classico Agostino Nifo di Sessa Aurunca in provincia di Caserta. La ragazza si chiama Alessandra Sgammato e con molto piacere e con vivissime congratulazioni le lascio la parola perché sia lei a recitare per tutti i licei la sua bellissima poesia che si intitola Alla deriva. Alla deriva c'è lo scroscio delle onde, certezza della vertigine, gocce di gelida affezione. Alla deriva c'è il suono sordo di parole soffocate, di immagini sbiadite, rassegnazione ad una falsa verità, sazietà di smarrimento. Ma se alla deriva si potesse sostituire l'odore della primavera, i colori di una risata, ciliegie in fiore su volti reali,
se si potesse ammirare lo stacco di una farfalla da uno stilo, se si potesse seminare incontri, tessere sguardi, ritrovare sogni, dalla via Riva nascerebbe finalmente leggerezza di tempi nuovi. E complimenti, complimenti ancora alla bravissima Alessandra Sgammato del Liceo Classico Nifo di Sessa Aurunca, provincia di Caserta, per questa commovente lirica Alla Deriva che ha interpretato con particolare compenetrazione emotiva e che raffigura, rappresenta realmente il periodo che stiamo tutti attraversando. Rimaniamo sempre in ambito di concorsi, di sane competizioni a cui i nostri studenti dei licei aderenti hanno partecipato, sollecitati appunto dal coordinamento nazionale e dal comitato organizzativo. Quest'anno per la prima volta, una grande novità, si è richiesto agli studenti di inviare dei cortometraggi che avessero come tema raccontare la DAD e che poi sono andati a confluire, ovviamente quelli ritenuti migliori, nell'inno nazionale, nel video che correda l'inno nazionale introduttivo che avete appunto visto. Fra questi cortometraggi è stato selezionato, dopo lunga e faticosa cernita, quello ritenuto non tanto il migliore da un punto di vista tecnico o di strumenti e codoperati, ma piuttosto per il messaggio che ha voluto veicolare. Ho veramente il piacere di comunicare il nome della vincitrice, si tratta di una ragazza del Liceo Classico Scaduto di Bagheria in provincia di Palermo, e il suo nome è Diana Turcanu. Con questo cortometraggio Diana ha voluto significare il disagio, il momento di grande disorientamento che tutti i licei, che tutte le scuole, che tutti gli studenti hanno attraversato durante quest'anno, durante l'anno precedente. Un messaggio di grande semplicità, se vogliamo, di grande spontaneità, ma anche di grande verità. La DAD. Per noi studenti DAD non vuol dire soltanto stare seduti con la videocamera accesa e seguire la lezione. Per noi significa tant'altro. Per molti è come una passeggiata. Si alzano 10 minuti prima della lezione e fanno anche colazione quando la prof spiega. Si distraggono dai social, dalla televisione o anche da una chiacchiera banale con la mamma e i fratelli. Invece altri la prendono seriamente. Sono sempre attenti e costanti nello studio. Quando vengono interrogati a volte non parlano per paura di sbagliare, oppure parlano e la connessione non va. Per quelle poche volte che disattivano la fotocamera perché non ce la fanno più, gli vengono dati anche problemi perché non potrebbero. Per me DAD è come una lezione senza prof, perché non riesco a concentrarmi, ho così tante distrazioni e poi mi chiedo perché dovrei stare attenta, ovviamente per il mio futuro, ma quando non si ha più un sogno, cosa mi porta ad ascoltarli? Nella mia classe abbiamo una prof che a volte ci mette la sua a disposizione per farci sfogare e molte volte scoppiamo anche in lacrime perché siamo fragili e teniamo troppe cose dentro. Capisco che per questo c'è lo psicologo, ma vorrei far capire che per me, e penso per molti, questa non è DAD, ma stress. Una vostra cara alunna del Liceo Francesco Scaduto di Bagheria. E complimenti ancora a Diana per questo cortometraggio così sentito, così vero e spontaneo. Bene, siamo arrivati alla parte conclusiva, la prima parte, quella che è comune a tutti i licei. E adesso lascio molto volentieri la parola alle singole istituzioni scolastiche che ognuno in autonomia ha organizzato, ha registrato, ha programmato, ecco, per tutti voi degli spettacoli, delle performance, delle maratone di lettura da parte, ecco, dei propri studenti. Vi esorto a seguire con molta attenzione fino alla fine, fino in fondo questo evento, anche ogni tanto a curiosare nei canali social di altri licei, magari così potete fare dei confronti, potete vedere un po' quali sono i talenti, ecco, dei ragazzi anche di altre scuole.
E ringraziandovi ancora una volta, vi saluto, dandovi l'appuntamento alla prossima edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico, che sarà l'ottava e che si celebrerà nel 2022, con l'auspicio e la speranza che tornerà ad essere in presenza, con le aule dei nostri licei nuovamente affollate dai nostri studenti. E vi auguro adesso una buona visione, un buon proseguimento di visione, invitandovi a guardare la notte del vostro liceo e quella degli altri licei. Grazie. Passiamo adesso ai singoli contributi degli studenti che, come anticipato, sono stati video registrati grazie alla cortese collaborazione di NTR24, che qui ringraziamo per il supporto fornitoci. Inauguriamo la nostra kermesse presentando una mise en scène da parte della seconda di De Cavalieri, una commedia di Aristofane andata in scena per la prima volta ad Atene in occasione delle Elenee del 424 a.C., feste che si svolgevano ad Atene e dedicate al dio Dioniso Leneo, vincendo il primo premio come migliore commedia. L'autore, oltre ad averla scritta, scelse anche di recitarne una parte, esordendo per la prima volta come attore, forse costretto dal rifiuto da parte di altri attori di interpretare il personaggio di Paflagone, ispirato a Cleone, il politico maggiormente in vista da Atene. La trama dei Cavalieri è pensata come una metafora feroce e critica non troppo velata contro la classe politica ateniese e contro i pericoli insiti nella demagogia di Cleone, uno dei principali protagonisti della guerra del Peloponneso. Claudia Casale e Francesca Zampelli illustreranno le caratteristiche principali della commedia, in particolare di quella di Aristofane, per poi introdurre i cavalieri. Francesca Caruso, Servo, e Antonio De Sciscio, Salsicciaio, metteranno in scena i versi 146-194 e 213-233, guidati nella preparazione della docente professoressa Giulia Cappalvolo. La commedia greca nasce nel V secolo a.C., prendendo origine dalle antiche feste rituali che si facevano in onore di Demetra per propiziare la fertilità dei campi. La commedia, nella sua struttura, è divisa in due parti principali. La prima è quella in cui il protagonista, detto Trickster, che è un personaggio spregiudicato e amorale, si ribella alla realtà e la capovolge, cacciando via l'elemento negativo, detto Pharmakos. Il secondo, invece, è quello in cui, dopo aver ritrovata stabilità e felicità, si fissa di Sifo a Valdoria. Aristofane fu il più grande esponente della commedia antica del V secolo a.C. e nella sua lunghissima carriera, durata oltre 40 anni, ebbe modo di scrivere ben 44 commedie, di cui purtroppo soltanto 11 sono giunte fino a noi. Essendo la commedia greca incredibilmente legata alle vicende dell'attualità politica e storica ateniese del V secolo a.C., anche ad Aristofane troviamo spesso dei riferimenti culturali a molti eventi politici e storici proprio del V secolo a.C., quindi dell'attualità, però ovviamente presi dal punto di vista dell'opinione pubblica ateniese. Pertanto troviamo spesso, per esempio, dei riferimenti alla guerra del Peloponneso, vista in maniera negativa perché porta morte e distruzione, o anche, per esempio, dei riferimenti a dei politici ateniesi che vengono sbeffeggiati dal commediografo. Tutto ciò era possibile grazie alla grandissima parresia, cioè la libertà d'espressione, che permetteva anche all'ultimo dei commediografi di poter prendere in giro i maggiori esponenti della politica ateniese. Aristofane, in ogni caso, è un commediografo incredibilmente creativo e questo lo vediamo sia nella sua grande capacità di creare vicende e situazioni fuori dai limiti naturali, sia anche nella sua inesauribile inventiva verbale. La lingua, infatti, era sia nella commedia antica sia nelle commedie di Aristofane in particolare uno degli elementi centrali. Contribuiva infatti alla creazione di gag, scenette, equivoci, doppi sensi, che sono tutti elementi molto importanti che ritroviamo anche nell'estratto che metteremo in scena oggi. L'estratto è tratto dalla commedia I Cavalieri, che è una delle più celebri di Aristofane e può essere considerata la più feroce satira politica che ci sia mai giunta dalla letteratura antica. La trama inizia con il dialogo tra due personaggi, che sono i due servi di un vecchio signore, chiamato Demos. I due personaggi si lamentano di un terzo servo, chiamato Paflagone. Criticano infatti di lui il modo in cui si è giunto nelle grazie del signore, cioè tramite inganno e adulazione, e il modo in cui adesso tiranneggi tutti nella casa. Per questo motivo decidono di opporgli una figura ancora più negativa, la figura del salsicciaio, sostenuto dai cavalieri che costituiscono il nome della commedia e, come abbiamo visto, danno anche il titolo a questa commedia. Seguono quindi una serie di scene agonali in cui sia Paflagone sia il salsicciaio mettono in evidenza le loro caratteristiche negative, la loro rozzezza ed ignoranza.
Al termine di queste, però, il salsicciaio avrà la meglio e sostituirà Paflagone nel favore di Demos, mentre all'avversario toccherà il compito di esercitare il mestiere del rivale. Da notare nella commedia è il forte uso dell'allegoria, intorno alla quale ruotano tutti quanti i personaggi. Demos infatti rappresenta il popolo ateniese, in balia di politici che non sanno governarlo. Il salsicciaio infatti rappresenta un qualsiasi demagogo che con la sua abilità retorica è capace di abbindolare il pubblico e di farsi votare, di farsi eleggere, pur non essendo migliore di quelli che l'hanno preceduto. I cavalieri invece rappresentano il ceto nobile ambiente della città. Paflagone è poi un personaggio centrale, perché in realtà, dietro la sua maschera, si c'era il personaggio di Cleone, uomo forte del Partito Radicale, che la commedia intera mira a distruggere. Introduciamo adesso il pezzo che vi presentiamo oggi. L'antefatto è che i due servi di Demos, contrari a Paflagone, mentre questo era sbronzo e quindi stava dormendo, gli hanno sottratto una pergamena con un oracolo che lui teneva gelosamente custodita. In questo oracolo c'è proprio scritto che Paflagone verrà annientato dal salsicciaio. Assistiamo quindi all'entrata in scena di un venditore di salsicce ambulante e al suo dialogo con uno dei due servi. In questo dialogo il servo lo invita a prendere il potere della città di Atene, poiché afferma egli ne ha le capacità, in quanto ignorante, illetterato e gravato peraltro di una pessima reputazione. Per questo motivo il salsicciaio non si ritiene degno di una tale qualità. Infatti lui dice di non possedere le qualità per avere un compito così importante e sull'onesto scetticismo del salsicciaio fa leva l'amara comicità di Aristofane. Il servo infatti risponde al salsicciaio che in realtà proprio le sue caratteristiche negative lo porteranno al comando della città. In ultimo poi, con un esempio di rottura dell'illusione scenica, abbiamo la denuncia da parte di Aristofane nei confronti degli artigiani, che, per paura, non hanno voluto riprodurre una maschera che avesse le fattezze di Leone. Aristofane però confida nel pubblico che, come lui dice, è intelligente e sarà capace di comprendere da sé che dietro la maschera di Paflagone si cela in realtà proprio Leone. Abbiamo deciso di mettere in scena questo testo classico anche perché in un momento in cui la letteratura classica è al centro di un vivace dibattito, ostracizzata dalle università americane che vedono nei classici dei vessilli del suprematismo bianco, crediamo opportuno sottolineare l'importanza che in realtà ha per noi la cultura classica. Questa infatti, come dice Maurizio Bettini, costituisce il midollo della nostra memoria culturale e, come vi faremo vedere oggi, ha una straordinaria capacità, cioè quella di rappresentare anche situazioni molto attuali, come ad esempio gli scontri politici, nelle loro sfaccettature più moderne. Non voglio dilungarmi oltre e cedo la parola ai miei compagni che per la prima volta, ma animati da grande passione, calcano le scene. Gente, venite, venite! Le salsicce migliori di Atene! Forza! Le salsicce fresche appena insaccate! Forza! Due al prezzo di uno! Accorrete tutti dal salsicciaio! Ma dove sarà il salsicciaio? Voi per caso l'avete visto? Ma eccolo che si avanza verso la gora! Oh beato salsicciaio! Sali qua, carissimo! Sali! Appari, salvatore per la città. Che c'è? Perché mi chiami? Vieni qua, vieni qua. Devi sapere che sei fortunato e sommamente felice. Posa quel tavolino e ascolta il contenuto dell'oracolo del Dio. Per prima cosa posa a terra quegli attrezzi e poi adora la terra e gli dèi. Tutto questo non lo so. Ecco fatto, ma che c'è? Oh beato, oh ricco, oggi nessuno, domani potentissimo, duce della beata Atene. Mia cara, perché non mi lasci lavare le trippe e vendere le salsicce invece di prendermi in giro? Stupido, ma quali trippe? Vedi le schiere di queste genti? Vedo. Di tutti costoro sarai il sovrano, e dei porti, e dell'agorà, e dell'apnice. Ti metterai sotto i piedi la bulè. Fare a pezzi gli strateghi, metterai in catene, imprigionerai, nel pritaneo ti farai imboccare. Io? Sì, proprio tu.
E ancora non hai visto tutto. Guarda tutte le isole qua intorno. Guarda. Che cosa? Gli empori, le navi mercantili? Esattamente. E dimmi, non sei sommamente beato? Ora volgi l'occhio destro verso la Caria e il sinistro verso Cartagine. Certo che sarò beato con gli occhi strabici. Ma no, di tutta questa roba puoi fare commercio. Diventerai un uomo potente. Lo dice anche questo oracolo. Dimmi, come posso io diventare un uomo potente? Guardami, sono un salsicciaio. È proprio per questo che diventerai potente. Sei spregevole, vieni da lavorare, sei sfrontato. Non mi ritengo degno di tanto potere. Ahimè, perché dici di non essere degno? Mi sembra che tu abbia sulla coscienza qualche azione onesta. Sei per caso figlio di gente per bene? No, per gli dèi, i miei sono gentaglia. Oh beato, che fortuna! È il meglio che ti potesse capitare per la carriera politica. Mia cara, io non sono un uomo istruito. Conosco solo l'alfabeto, per giunta male. È questo il tuo unico difetto? Conoscerlo, anche se male. Governare il popolo non si addice più a uomini istruiti e di buoni costumi, ma ignoranti e schifosi. E su, non perdere l'occasione che gli dèi ti offrono le loro oracoli. Questo oracolo mi è favorevole, ma non capisco come io possa governare il popolo. Ma è semplicissimo. Continua a fare tutto ciò che fai adesso. Trita e insacca tutti insieme gli affari pubblici. E conquista il popolo con gustosi manicaretti di paroline. Gli altri requisiti del demagogo poi ce li hai. Voce ripugnante, umili natali, maniere da mercato. Insomma, hai tutto ciò che si deve avere per governare la città. E gli oracoli concordano con la pizia. Su, mettiti una corona e libera il dio dei fessi e vada a difenderti da quel tale. Ah, davvero? E chi mi sarà alleato? I ricchi lo temono, i poveri se la fanno sotto. Ma ci sono mille valorosi cavalieri che lo odiano e che t'aiuteranno. E t'aiuteranno i più nobili cittadini, gli spettatori intelligenti e io con loro. Non temere, il dio sarà dalla nostra parte. Per la paura, nessuno dei fabbricanti di maschere ha voluto raffigurare le sue sembianze. Ma fidati, si riconoscerà lo stesso. Il pubblico è intelligente. Dai, su, andiamo. Ah, le mie salsicce! Ehi, aspetta. Rimanendo sempre nell'ambito della commediografia antica, è la volta della seconda G, che presenterà un adattamento dalle donne in assemblea, commedia di Aristofane del 392 a.C. Ad Atene lo Stato vive una crisi profonda e nessuno sa più cosa inventarsi per risollevarne le sorti. Stufi e avvilite da una democrazia corrotta dove ognuno pensa solo al proprio tornaconto, Prassagora e le altre donne della città decidono in gran segreto di travestirsi da uomini e di infiltrarsi in massa nell'assemblea cittadina al posto dei mariti, per far approvare un decreto rivoluzionario che attribuisca loro tutti i poteri politici. E ci riescono. Forti della maggioranza artificiosamente raggiunta, le donne di Atene destituiscono gli uomini da ogni carica e prendono le redini del governo. Alla confusione dei ruoli sociali segue quella dei beni personali e dei rapporti familiari. Mirando all'attuazione di un programma di totale uguaglianza, le donne sanciscono l'abolizione della proprietà privata e dei legami di parentela a favore di un sistema dove tutti mettano in comune sostanze, figli, mariti, mogli, padri e madri. Impegnati in questo saggio di comicità brillante e irriverente, gli studenti della seconda G, guidati nella preparazione dalla professoressa Paola Bagnoli, Anfora Giorgia, Caruso Alina, Cavuto Francesca Pia, Coretti Letizia, Di Maio Francesco Maria, Fabozzi Noè, Gianquitto Ornella, Izzo Jacopo, Mazzarelli Maria Rosaria, Mazzone Stefano, Pietrantuno Giulia e Russo Emiliano. La sceneggiatura è di Maddalena Alessia, Maddalena Diego e Viola Ludovica. I costumi a cura di Ada Inglese, Marcarelli Gaia, Mazza Melissa, Morganelli Chiara, Sannino Francesca e Spada Francesca. Sto per raccontarvi una storia formidabile, incredibile, straordinaria. Vi narrerò di povere donne, succubi di uomini, le quali, ormai stremate da tutte le ingiustizie subite, con un astuto colpo di Stato presero il potere sulla città di Atene, prima di allora governata unicamente da uomini. Fu un'impresa... Mamma mia, quanto la fai tragica! È una commedia, non è mica Euripide! Facciamo così, dai!
scarponi, ma credo che farò la stessa fine di Filippide. Creperò ad Atene. Senti, non puoi morire adesso. Cerca almeno di aspettare che finisca l'assemblea. Silenzio, silenzio! Adesso vi devo chiedere se avete fatto come si decise alle scine. Io sì, ho le ascelle peggio di una selva. Scusate, ma la mia barba sta meglio a me che a quel piacere di mio marito. Bene, bene, facciamo anche il resto finché le stelle sono in cielo. L'assemblea a cui decidiamo di partecipare comincia subito dopo l'alba. Andiamo. Giosistrata, ma cosa ti salta in testa? Cosa ho in testa? Sicuramente non hai cervello per Zeus, padre degli dèi. Ti sembra il momento di guardare la lana? Perché no? Finché l'assemblea sia inutile. Sta tranquilla, non avrei certo freddo con tutti i peli che ci siamo fatti crescere addosso. Siamo venute qui per preparare i nostri discorsi per trasformarci in uomini, di certo non per fare le donne. Manca il vino, quegli ubriaconi dei nostri mariti entrano in assemblea solo quando hanno la pancia piena della bevanda di Dioniso. Che sciagurata, bastaghetti! Per una volta vi potevamo ubriacarci. Andate in valora, sedetevi e ascoltatemi. Chi di voi vuol prendere parola per prima? Io, Prassagora, già mi sento mio marito. Anzi, sono anche meglio. Bene, vieni qui al centro, appoggiati anche sul bastone. Su, sbrigati! Uomini, ho scelto di prendere la parola per proporre all'intera assemblea di affidare il governo alle nostre donne. Del resto in casa sono delle ottime amministratrici. Vi giuro su Afrodite che sarà una scelta saggia. Disgraziata, dove hai mai sentito un uomo giurare su Afrodite? Non sei buona a nulla, basta detti. Sostrada, vieni qui al centro e cerca di non essere stolta come la tua compagna. Donne, parlo a voi tutte qui riunite in assemblea. Che sciagurata! Chiami gli uomini donne! Basta, ci penserò io. Si è fatto giorno, furia di sentir voi imbecilli parlare. Andiamo. State attenti, il rischio io che corriamo è grande come le facce dei nostri uomini. Caro Previo, cosa hai addosso? Non sai che hai sbagliato tunica stamattina? Avevi ancora sonno quando ti sei vestito? Ero al buio e ho anche preso i sandali di mia moglie. Non trovando i miei vestiti. Chissà dove si sarà cacciata quella sgualdrina. E così, in assemblea le donne prevassero sugli uomini. Furono talmente convincenti da far approvare persino proposte considerate irrealizzabili fino ad allora. Ma voglia, guarda tu stessa che proposte. Io sono qui senza far niente, con la mia tunica canticchiando tra me, aspettando di catturare qualcuno che passi. Maledetta vecchiaccia, ma chi credi di attirare? Con la tua voce roca, solo il dio della morte. Puoi maledirmi quanto vuoi, ma nessuno è visto di venire da te prima che da me. Infatti, per il funerale. Ragazzina, tu ignori le leggi della città, ascoltami bene. Le donne hanno deliberato che, se un ragazzo desidera una ragazza, prima di congiungersi con lei, deve fare l'amore con un'anziana. In caso di rifiuto del ragazzo, le vecchie hanno il pieno diritto di tirarlo via. Per il bastone, se necessario. Ma che idea grandiosa! Oh, potessi fare l'amore con la mia ragazza, invece di andare prima con una vecchia scorta. Ma educata che non sei altro! Povero ragazzo, comunque ne gustibus, alcuni tuoi coetanei preferiscono quelle mature. Stai parlando di te stesso? Ti ci vedo bene con una vecchia, sai che coppia. Coraggio, bel giovane, ti stavo aspettando così tanto. Bellissima, davvero bellissima. Io non voglio disobbedire le leggi, né offenderti, ma sai io cosa temo? Che io possa piacerti più di quella bambina che hai per amante? Beh, devo ammetterlo, questo rischio c'è. Ma ancora di più, io temo la gelosia di tuo marito. Non può essere geloso, è brutto, cieco. E ha paura della sua stessa ombra. Tu sei il suo posto, su, vieni con me. A dirla tutta, anche il tuo animo non c'è perfetto. Spero per tuo marito che oltre agli occhi non gli funzioni neanche il naso. L'importante è che a te funzioni tutto. Oh, non è prometto niente. Seguendo la linea cronologica dell'evoluzione della commediografia antica, passiamo adesso al contributo della prima linea, guidata dal docente Gianluigi Panarese, che ci riporterà indietro nel tempo fra Maschere e Lazzi, nel Miles Gloriosus, la commedia di Plauto più lunga mai giunta. La trama è ricca e articolata e ruota intorno a un soldato vanesio e fanfarone, Pirgo Pollice. Il soldato rapisce, portandola con sé a Efeso, una giovane cortigiana, Filocomasia, amante di Pleusipre, lontana da te in quel momento. Ma non vogliamo anticiparvi nulla, il resto sarà narrato da Claudia Cafasso con la partecipazione di Fabrizio Bello e Marco Di Curtola. Buonasera a tutti.
Noi ragazzi di prima D abbiamo deciso di mettere in scena una delle rappresentazioni teatrali più divertenti del commediografo latino Plauto. L'opera si intitola Miles Gloriosus, i cui protagonisti del primo atto sono Pirgo Polinice e Artotrogo, rispettivamente il soldato vanaglorioso e il suo parassita. La realtà che ci mostra Plauto è quella di personaggi molto noti della Roma del III secolo. Parliamo del giovane, del vecchio innamorato, della suocera, in questo caso del soldato egocentrico e del suo parassita. Il pubblico romano apprezzava molto le commedie di Plauto e infatti Plauto aveva come fine delle sue opere quello di far ridere e di provocare la risata tramite intrecci, giochi di parole e momenti di iniezione finale. Plauto verrà riscoperto nel 1400 dagli umanisti, dopo un periodo in cui era stato dimenticato. Nel momento in cui verrà riscoperto non verrà più dimenticato, fino ai giorni nostri. Nonostante Plauto fosse stato riscoperto dopo molti secoli, il personaggio del parassita non è mai passato di moda, anzi si è adattato alle circostanze e adesso Plauto ci ha fatto capire come nei tempi moderni il parassita sia tra di noi e spesso possiamo esserlo anche noi quando ce n'è bisogno per un proprio tornaconto personale. Ma senza dilungarci oltre, passo la parola ai miei compagni di classe, che in questo momento rappresenteranno la scena del primo atto in cui Pirgo Polinice e Artotrogo si trovano all'esterno della casa di Pirgo Polinice e parlano delle imprese del soldato, che probabilmente non ha mai fatto, però di cui Artotrogo ne parla perché vuole del cibo in cambio, e quindi dà per vinto tutto ciò che dice il soldato. Adesso passo la parola ai miei compagni di classe. Buon divertimento. Mi raccomando, il mio scudo deve brillare più dei raggi del sole quando il cielo è terzo. Voglio che, nel bel mezzo della battaglia, in caso di necessità, esso possa abbagliare la veste dei nemici. Ma adesso, consoliamo questa mia povera spada, che non si affligga né si perda d'animo. Se da troppo tempo ormai la porto ziosa al mio fianco, guardatela, poveretta. Ha una voglia pazza di far salsicce dei nemici. Ma dov'è Artotrogo? Eccolo, al fianco di un eroe forte e fortunato, dall'aspetto regale. Nemmeno Marte oserebbe asserir d'essere tanto battagliero, né oserebbe paragonare le sue prodezze alle tue. Vuoi dire quello che ho salvato nei campi gorgogionei quando era re bombomachi dei glutumistari di Sarchide, nipote di Nettuno? Ricordo. Alludi a quel tale dalle armi d'oro di cui disperdesti le legioni con un sol soffio, come fa il vento con le foglie o con le canne dei tetti. Ma questo non è niente per Polluce. Questo non è niente per Ercole in confronto alle tue altre prodezze, che non ha mai fatto. Se qualcuno dovesse trovare un uomo più impostore e più borioso di costui, mi tenga per sé, sarò il suo schiavo. Non c'è che una cosa. Da lui si mangiano certi pasticci d'olive che ci si impazzisce dietro. Dove sei? Eccomi! Ricordi là, in India, come facesti a rompere un braccio a un elefante con un sol pugno? Come? Un braccio? Intendevo una coscia. Eppure fu un colpetto da niente. Se ce l'avessi messa tutta la forza per Ercole, all'elefante gli avresti sfondato la pelle. E attraverso le budella il pugno gli sarebbe uscito dalla bocca. Non ho voglia di parlare di queste cose adesso. Non c'è bisogno che tu mi racconti tutte le tue prodezze. Le ricordo tutte alla perfezione. È il ventre che mi crea questi fastidi. Devo allungare le orecchie se non voglio che mi si allunghino i denti. E quindi devo far passare per buone tutte le fandonie che mi racconta. Ma che cosa volevo dirti? So bene quel che volevi dirmi per Ercole. Ricordo bene. Che cosa? Tutto quello che vuoi. Hai... Le tavolette, le ho, e anche lo stilo. Con che prontezza so di formare il tuo pensiero al mio? È mio dovere studiare ogni tua intenzione e aver cura di subodorare ogni tuo desiderio. Ti ricordi? Ricordo. 150 in Cilicia, 100 in Scitalatronia, 30 i Sardi e 70 i Macedoni. Tanti quelli che uccidesti in un sol giorno. E quanto fa in totale? 7.000. Deve essere così. Tu sa far proprio bene i conti. E considera che non ha preso neanche un appunto. Per Polluccia, che gran bella memoria che hai. Me l'hai rinfresco di Manicaretti. Ti assicuro che se continuerai a comportarti come hai fatto sinora, ci sarà sempre per te da mangiare, Artotrogo.
troverai sempre un posto alla mia tavola. E ricordi lì in Cappadocia? Se non ti fosse spuntata la spada, in un sol colpo, secondo me ne avresti uccisi 500. Sì, ma siccome non ero niente più che fanterucoli, li lasciai vivere. Ma tutti sanno che di Virgo Polinice al mondo ve ne è uno e uno solo. Il tuo valore, la tua bellezza e le tue imprese non hanno uguali. E sono tutte innamorate di te, bello come sei. Per esempio, quelle due che ieri mi hanno tirato per il mantello. Che cosa ti hanno detto? Mi hanno fatto un mucchio di domande. Ma è Achille? Mi ha chiesto una. E io, no, le risposi. È suo fratello. E allora l'altra. È ben bello per Castore. E come gli sta bene quell'acconciatura? Sono davvero fortunate le donne che vanno a letto con lui. Così dicevano, dunque. Non mi han supplicato entrambe di farti passare di lì come si fa con la processione. Che fatica essere troppo bello. È proprio vero. E come sono fastidiose. Pregano, brigano, supplicano di poterti vedere e vogliono che ti conduca da loro, tanto che non ho più tempo di occuparmi dei tuoi affari. Credo sia arrivato il momento di andare al foro per dar la paga a quei soldati che ho arruolato lì ieri. Infatti, Resseleuco mi ha chiesto di assoldargli un po' di soldati e quindi ho deciso di dedicare questa giornata al re. Su, andiamo allora. Guardia, seguitemi. Il canto sesto del Purgatorio è di argomento politico ed è dedicato all'Italia, simmetricamente al sesto dell'Interno in cui si parlava di Firenze e al sesto del Paradiso in cui si parlerà dell'Impero, secondo un crescendo che allarga progressivamente il campo dalla città di Dante all'Europa cristiana. In realtà il canto sesto del Purgatorio è strettamente legato al settimo, con cui forma una sorta di dittico, in quanto nell'episodio successivo Sordello, protagonista a tutto tondo del canto, mostrerà ai due poeti, Dante e Virgilio, i principi negligenti della Valletta e biasimerà i loro successori che rappresentano una degenerazione rispetto a loro e si sono macchiati di gravi colpe politiche, di cui i sovrani passati in rassegna si rammaricano. Introduce al canto Giorgia Lucca, mentre Antonio De Sciscio interpreterà i versi danteschi. Il professore Gianluigi Panarese ha guidato gli studenti della seconda D nella realizzazione del loro intervento. Ci troviamo nel sesto canto del Purgatorio, in particolar modo nel secondo baggio dell'Antipurgatorio, dove scontano la propria pena le anime dei morti per forza, ovvero coloro che dopo essere morti violentemente devono scontare in questa cornice un tempo imprecisato, prima di poter accedere ai baggi del Purgatorio. Il canto, di argomento politico, segue il sesto dell'Inferno, che trattava della situazione politica di Firenze, e precede il sesto del Purgatorio, che invece tratterà della situazione politica dell'impero nel suo complesso. L'invettiva di Dante parte dal saluto affettuoso che Sordello da Goito, nonché protagonista del canto, rivolge a Virgilio, non appena viene a conoscenza del fatto che entrambi provengono da Mantova. E allora Dante decide di contrapporre quella che è l'ostilità tra il popolo italiano e la cordialità invece dimostrata da Sordello da Goito nei confronti di Virgilio. Egli descrive quindi l'Italia come un luogo pieno di corruzione politica e di sfrenatezza morale e egli individua la causa di questa situazione alla mancanza di un potere centrale. Difatti condanna la figura di Alberto I, imperatore del Sacro Romano Impero, e inoltre condanna anche quella che è la casata degli Asburgo, che hanno deciso appunto di abbandonare la sede dell'Impero Romano per cupidigia dei possedimenti tedeschi. Successivamente, mediante l'utilizzo di una metafora, Dante paragona l'Italia a un bordello, contrapponendola invece alla figura di rilievo che aveva rivestito durante l'Impero Romano, quando era invece una donna di provincia. Un'altra causa che Dante individua all'interno della crisi appunto dell'Italia è il mancato rispetto delle leggi, che pure ci sono, però non vengono fatte rispettare. In questo caso Dante fa riferimento al Corpus Iuris Civitis, che era praticamente un corpus legislativo emanato dall'imperatore Giustiniano nel VI secolo a.C. e che restò in vigore per tutto il periodo del Medioevo. Successivamente l'invettiva di Dante si rivolge al Papa, e il quale in nome di una teocrazia impediva la formazione di un governo centrale. Successivamente gli si rivolge ai comuni e alle città italiane del nord che erano sotto il potere di alcuni tiranni che invece si atteggiavano a salvatori della patria. L'ultima parte dell'invettiva è invece rivolta alla città di Firenze, che viene descritta da Dante come una città che cambia continuamente le proprie leggi e i propri costumi.
Inoltre, molto probabilmente l'invettiva a Firenze è dovuta al fatto che nel 1302 lo stesso Dante subì un esilio a causa appunto dei guelfi neri che si erano impadroniti del potere all'interno della città e eliminavano i propri oppositori politici mediante alcune condanne all'esilio. Successivamente Dante utilizza una metafora e contrappone appunto la città di Firenze alle città patrie dei legislatori greci, ovvero Dracone e Liburgo, riferendosi appunto alle città di Atene e di Sparta. La conclusione di questa invettiva è amarissima, difatti Dante paragona la città di Firenze ad una malata che si rigira continuamente all'interno del proprio letto al fine di trovare una posizione appunto che possa alleviare le proprie sofferenze. Adesso lascio la parola ad Antonio Di Sciscio della seconda D che reciterà e interpreterà i versi del sesto canto del Purgatorio di Dante relativi all'invettiva all'Italia e a Firenze. Buon ascolto. Ah, in serva Italia di dolore ostello, nave senza nocchiere in gran tempesta, non donna di province ma bordello. Quell'anima gentil fu così presta, sol per lo dolce suon della sua terra, di fare al cittadin suo cui vi festa, e ora in te non stanno senza guerra li vivi tuoi, e null'altro si rode di quei che un muro e una fossa serra. Cerca, misera, in fondo dalle prode le tue marine, e poi ti guarda in seno se alcuna parte in te di pace gode. Che val perché ti racconciasse il freno Giustiniano, se la selle vota, senz'essa fora la vergogna almeno. Ahi, gente, che dovresti essere devota e lasciar seder Cesare in la sella. Se ben intendi ciò che Dio ti nota, guarda come sta fiere fatta fella, e per non esser corretta dagli sproni, poi che ponesti mano alla predella. O Alberto tedesco, che abbandoni costei che è fatta indomita e selvaggia, e dovresti inforcarli i suoi arcioni, giusto giudicio, dalle stelle caggia sopra il tuo sangue, e sia nuovo e aperto, tal che il tuo successor temenza naggia, che avete tu e il tuo padre sofferto per cupidigia di costà distretti, che il giardin dell'imperio sia diserto. Vieni a veder Montecchi e Cappelletti, Monaldi e Filippeschi, uom senza cura, color già tristi e questi con sospetti. Vieni, crudel, vieni e vedi la pressura di tuoi gentili e cura lor magagne e vedrai Santa Fior come oscura. Vieni a veder la tua Roma che piagne, vedove sola e dì e notte chiama, Cesare mio, perché non m'accompagni? Vieni a veder la gente quanto s'ama e se nulla di noi pietà ti muove, a vergognar ti vien della tua fama. E se lici da me, o sommo Giove, che fosti in terra per noi crocifisso, sono i giusti occhi tuoi rivolti altrove? O è preparazione che nell'abisso del tuo consiglio fai per alcun bene, in tutto dell'accorcer nostro uscisso? Che le città d'Italia tutte pien son di tiranni, e un Marcel diventa ogni villan che parteggiando viene. Fiorenza mia, ben puoi essere contenta di questa digressione che non ti tocca, mercè del popolo tuo che s'argomenta. Molti han giustizia in cuor e tardi scocca per non venir senza consiglio all'arco, ma il popolo tuo l'ha insommo della bocca. Molti rifiutan lo comune incarico, ma il popolo tuo sollicito risponde senza chiamar e grida, io mi sobbarco. Or ti fa lieta che tu hai benonde, tu ricca, tu con pace e tu con senno. Se dico il ver, l'effetto non nasconde. Atene e Lacedemona, che fenno l'antica legge, furono sì civili, fecero al viver bene un picciol cenno verso di te, che fai tanto sottili provvedimenti, che a mezzo novembre non giugne quel che tu d'ottobre fili. Quante volte, del tempo che rimembre, legge, moneta, ufficio e costume, hai tu mutato e rinnovate membre. Se ben ti ricordi e vedi lume, vedrai te somigliante a quella inferma, che non può trovar posa in sulle piume, ma con dar volta suo dolore scherma. Passiamo adesso alle riflessioni della seconda C sul Dante politico attraverso le letture e l'interpretazione di Aldo Cazzullo a Rivedere le stelle, attraverso la lente interpretativa di Giuseppe Mazzini nei suoi scritti editi ed inediti. Ringraziamo la docente Nina Iadanza per aver guidato gli studenti Alberto Sanginario e Giusi Formato. Buon ascolto.
La grandezza dell'Italia nel passato e la penosa situazione che ha davanti agli occhi offrono a Dante l'occasione di manifestare il suo amore profondo per l'Italia e il suo dolore nel vedere la penisola dilaniata da guerre fratricide e dominata da forze estranee. Il canto sesto del Purgatorio ha contribuito a fare di Dante un padre della patria, oltre che della lingua, e in epoca risorgimentale un vero e proprio punto di riferimento nella lotta politica per l'unità. Per la prima volta un poeta nato a Firenze, condannato all'esilio e vissuto tra comuni in lotta tra di loro e in piccole corti, invoca un'entità ancora inesistente ma già desiderata. L'Italia di tutti coloro che condividono la discendenza della gloriosa Roma, la fede cristiana e la lingua del sì. Ora che la Domina Provinciarum è stata ridotta a serva, a nave senza timoniere, in balia della tempesta, Dante spera che con le sue parole, che non costituiscono un lamento sterile, ma un'invettiva, una denuncia che ha in sé la speranza di una rinascita, di poter cambiare il corso della storia. Il motivo da cui è partita tutta l'invettiva è stato l'incontro tra i due concittadini. Il poeta è commosso dall'abbraccio tra due lombardi e confronta quel gesto d'affetto così spontaneo, così inaspettato, con le sanguinose rivalità che dividono la patria comune. Se gli italiani, presi uno per uno, possono essere considerati la delizia del genere umano, l'Italia nel suo complesso non può che essere un abisso di sofferenza. E da qui, ahi, serva Italia di dolori ostello. L'anima nobile del mantovano Sordello, al solo sentire il dolce suono della sua terra, subito fa festa al concittadino Virgilio. Eppure i vivi non riescono a stare senza guerra. E si combattono anche loro che vivono dentro un unico muro, dentro un solo fossato, dentro una stessa città. Tra le famiglie italiane implacabilmente rivali, Dante cita i Montecchi di Verona e i Cappelletti di Cremona, a noi più noti come Capoleti. Ma, quando parla di discordi civili, il poeta finisce sempre nella sua Firenze. Qui i migliori evitano la vita pubblica e la politica, ed emergono persone da poco. I capi, i governi, le leggi cambiano di continuo. Un provvedimento preso a ottobre arriva a stento a metà novembre, quasi il ritratto dell'Italia di oggi. È serva, misera, divisa, però è l'Italia. È la patria comune di fiorentini e senesi, di genovesi e veneziani, di milanesi e napoletani, di gente che si assomiglia eppure si detesta e che addirittura arriverà a chiamare lo straniero pur di sconfiggere altri italiani. Dante vive troppo presto per poter concepire l'unità politica del nostro paese. Il suo orizzonte politico è l'impero, ma un impero che pacifica, non che comanda. Le libertà comunali per lui sono sacre, come lo sono anche le cose che unificano gli italiani, la grande eredità classica, la fede cristiana e la cultura. Dante ama quindi una patria che non c'è ancora, una patria che, noi oggi lo sappiamo, nasce con lui, perché l'Italia ha proprio questo di straordinario rispetto alle altre nazioni. Non è nata dalla politica o dalla guerra, non da un matrimonio dinastico, non da un trattato diplomatico. È nata dalla cultura e dalla bellezza, dai libri e dagli affreschi. È nata, insomma, da Dante. A Dante fu così attribuito il ruolo di capostipite del sentimento nazionale italiano, al punto tale che, secondo Giuseppe Antonio Borgese, l'Italia non fu fatta da reo da capitani. Essa fu la creatura di un poeta, di Dante. E non è un'esagerazione dire che egli fu per il popolo italiano quello che Mosè fu per il popolo di Israele. Dante non è soltanto il padre della lingua italiana, ma anche il padre dell'Italia, un nome che ripete quasi ossessivamente fin dal primo canto del suo poema. Per lui l'Italia è un sogno, un paradigma di cultura e di bellezza, ma non è un'entità astratta, è carne, è sangue, è terra. Per lui l'Italia è una collina scoscesa, un mare agitato, dalla Provenza al Golfo del Quarnaro, unito dalla fede cristiana e dall'amore per il bello. L'Italia è l'erede della grande cultura latina, della Roma imperiale, cantata dal poeta che Dante celebra come suo maestro e che lo condurrà fuori dall'inferno e dal purgatorio, vale a dire Virgilio. Anche per questo siamo tutti figli e nipoti di Dante, l'unico scrittore italiano che ha davvero un respiro universale, che è conosciuto ovunque. Noi abbiamo la fortuna di parlare la sua stessa lingua, di poter seguire le orme del suo viaggio attraverso il nostro paese, sino ai confini di ciò che è in noi. Perché la Divina Commedia può essere letta come un viaggio in Italia ed anche come un viaggio iniziatico, come la ricerca del Graal, della salvezza, di Dio. Ma prima di salire bisogna scendere, si deve provare tutto il dolore degli umani, piangere tutte le lacrime del mondo, sentire la fiamma del peccato e della punizione sulla propria pelle,
Come del resto è accaduto tante volte nella storia degli italiani, che non è fatta solo di passeggiate trionfali e di vittorie militari, ma di tribolazioni, di miserie, di carestie e di epidemie, cui ogni volta è seguita la rinascita. Per questo è una storia che può soltanto finire bene. Voglio lasciarvi con le parole scritte da Marcello Veneziani. Dante è il padre dell'Italia, colui che ha scoperto la necessità di riunire le sparse e riottose membra dell'Italia e far risorgere la civiltà italiana, figlia della romanità e della cristianità. L'identità italiana precede di svariati secoli il suo stato unitario. I poeti fondarono l'Italia e il suo primo re fu un poeta, Dante. Come abbiamo avuto modo di ascoltare, il Dante del sesto canto del Purgatorio, il Dante dell'esilio, è una persona molto diversa dal Dante delle fazioni e degli interessi di parte di qualche anno prima. Uomo pienamente coinvolto negli scontri del suo tempo, tra guelfi e ghibellini, guelfi bianchi e guelfi neri, magnati e popolani, e ancora caratterizzato da una visione politica molto municipale. D'altro canto, l'esperienza dell'esilio, che lo costringe a confrontarsi con realtà differenti da quelle del comune, come ad esempio le corti degli Scaligeri o dei Malaspina, lo spinge a riflettere sulla necessità di un potere universale che ristabilisca autorità e giustizia in un'Italia fortemente divisa e che egli riconosce proprio nell'impero. Sarebbe però non del tutto esatto definire il Dante dell'esilio come un novello ghibellino, un ghibellin fuggiasco, come lo avrebbe definito Foscolo nei Sepolcri. Il suo, infatti, non è un semplice atteggiamento filoimperiale, ma è piuttosto il superamento della tradizionale divisione tra guelfi e ghibellini in nome di un più alto ideale concernente la stabilità politica, come dimostra l'attacco all'una e all'altra fazione nel canto sesto del Paradiso, il terzo e ultimo canto politico della Commedia, dove a parlare è, non a caso, l'imperatore Giustiniano, ovvero il creatore di quel corpus iuris civilis che, se applicato dal potere centrale, assicurerebbe a tutti la giustizia. È quindi a partire da Dante che inizia a formarsi nella coscienza italiana l'idea di un'unità, intesa come un potere superiore che vada oltre i particolarismi della penisola, sia politici che linguistici. Infatti, già nella decisione stessa di scrivere la Commedia in volgare sta la grande intuizione di Dante, ovvero quella di mettere in campo uno strumento in grado di unificare concretamente il paese. Di certo non si può dire che Dante concepisse l'Italia come Regno d'Italia o come Repubblica Italiana, ma di certo egli seminò un'idea di paese che quelli che sarebbero venuti dopo avrebbero raccolto, trasformandola in una nazione. Per Dante, infatti, l'Italia, più che essere una nazione, concetto che lui e i suoi contemporanei non avevano, era un patrimonio di cultura e bellezza, era il bel paese laddove il si suona, che aveva la grande missione di conciliare la Roma dei Cesari e la Roma dei Papi, ovvero i due poteri universali che avevano da sempre diviso l'Europa e che proprio in Italia trovavano il loro centro e una possibilità di unione e pacificazione. Sarebbero poi naturalmente state le idee risorgimentali a creare l'Italia come nazione e a maturare l'idea che l'amore che ognuno di noi ha per il proprio campanile non è necessariamente incompatibile con l'amore che ognuno di noi ha per la patria comune. È però da Dante che tutto ha avuto inizio e forse il fatto che quest'anno ricorrano sia il 160° anniversario dell'Unità d'Italia sia il 700° anniversario della morte del sommo poeta è più di una semplice coincidenza. Comunque, anche gli eroi del Risorgimento erano consapevoli del grande merito che Dante aveva avuto nella costituzione dell'Italia come nazione, tant'è che lo stesso Giuseppe Mazzini, esponente di punta del patriottismo risorgimentale, che con le sue idee e la sua azione politica contribuì in maniera decisiva alla nascita dello Stato unitario italiano, trasse ispirazione proprio da Dante. A dimostrazione di ciò, voglio leggervi un brano tratto da un'opera di Mazzini, intitolata Scritti editi ed inediti, e in particolar modo dalla sezione riservata a Dante. Un giorno Dante, pellegrinando, venne al monastero del Corvo in Monte Capione della Lunigiana, e richiesto da un frate che si cercasse, rispose: pace. Pace,
Nessuno, frati o altri, poteva darglielo in terra. Ma la pace dei morti, se essi, come crediamo, guardano ancora con amore alle cose nostre, è l'adempimento del pensiero che li agitò sulla terra. Volete voi, operai italiani, onorare davvero la memoria dei vostri grandi e dar pace all'anima di Dante Alighieri? Verificate il concetto che lo affaticò nella sua vita terrestre. Fate una e potente e libera la vostra contrada. Spegnete tra voi tutte quelle meschinissime divisioni contro le quali Dante predicò tanto, che condannarono lui, l'uomo che più di tutti sentiva ed amava il vostro avvenire, alla sventura e all'esilio, e voi a una impotenza di secoli che ancora dura. Liberate le sepolture dei vostri grandi, degli uomini che hanno messo una corona di gloria sulla vostra patria, dall'onta d'essere calpeste dal piede di un soldato straniero. E quando sarete fatti degni di Dante nell'amore e nell'odio, quando la terra vostra sarà vostra e non d'altri, quando l'anima di Dante potrà guardare in voi senza dolore e lieta di tutto il santo orgoglio italiano, noi innalzeremo la statua del poeta sulla maggiore altezza di Roma e scriveremo sulla base «Al profeta della nazione italiana, gli italiani, degni di lui». Ad ogni modo, la statua di cui parla Mazzini non è stata ancora eretta. Sarà che nessuno ha letto questo scritto? O che forse il percorso di costruzione della nazione Italia è ancora in itinere, avendo sì fatto l'Italia, ma ancora non del tutto gli italiani? Vi lascio con questo interrogativo a cui ognuno, se vorrà, darà la propria personale risposta. La classe seconda A, guidata nella preparazione del contributo dal professore Massimiliano Calabrese, realizzerà un'intervista impossibile al nostro Dante Alighieri e a Murasaki Shikibu, con la presenza di qualche ospite a sorpresa. Murasaki Shikibu è la più celebre scrittrice giapponese, autrice del grande romanzo dell'anno 1000, Genji Monogatari, considerato uno dei capolavori non solo della letteratura giapponese, ma anche della letteratura di tutti i tempi. L'idea è quella di far dialogare fra loro, a modo nostro, due mondi diversi, quello della letteratura italiana e quello della letteratura giapponese. Buon divertimento! Oggi abbiamo deciso di intervistare due personaggi tra loro differenti, ma capaci entrambi di segnare con le loro opere l'immaginario collettivo di un intero popolo, quello italiano e quello giapponese. Ci saranno poi anche degli ospiti speciali per loro. Grazie di essere qui. Di nulla. È un piacere. Come ti chiami? Dante Alighieri. Murasaki Shikibu. Quanti anni hai? 755. 1048, sono molto più vecchia di lui. Qual è il tuo paese d'origine? Hodi e Tama, Firenze, città dilaniata dal conflitto. La mia patria fu a Kyoto, dove venne accolta come dama di compagnia dalla grande imperatrice Shoshi. E situazione sentimentale? Domanda di riserva. La mia condotta di marito è sicuramente più deprecabile di quella di poeta. Ebbi in moglie Gemma Donati, ma la fiamma dell'amore divampava e divampa tuttora per un solo nome, Beatrice, la quale però, come dicono i giovani d'oggi, mi ha frenzonato. Io fui sposata con Fujiwara Nobutaka, grande amico di mio padre, che però molto presto mi lasciò vedova con una figlia, ma il legame che mi unì a lui non fu mai del tutto sincero in realtà. A proposito di questo argomento, Dante, c'è un ospite speciale per lei. Beatrice, già. Beatrice, direi che lei è stata una delle più grandi muse della letteratura italiana. Dovrà sentirsi onorata. Beh, onorata, ma che onorata. Nemmeno lo conoscevo questo Dante, che suo film mentale mi ha rovinato la reputazione. Non so chi abbia dato il permesso di usarmi così. Ci fosse stato almeno qualcosa tra di noi, un bacetto, che so, niente di niente. Eppure me lo ritrovavo sempre tra le scatole. Tornavo a casa e c'era Dante appostato. Giravo l'angolo e non c'era lui. E Dante di qua, e Dante di là, e basta. Io mica sono solo la musa di Dante. Io sono Beatrice. E smettetela di associarmi a questo porco pusillanime. Direi che la risposta è stata esaustiva. Murasaki, torniamo a noi. Voi siete due grandi poeti, quindi qual è la vostra più grande soddisfazione? Beh, ovviamente per me la mia più grande opera è Genji Monogatari. Non mi piace molto pavoneggiarmi, però è stato il primo romanzo storico donato al mio amato Giappone. Dante, si sente bene? La mia vita è una menzogna e l'ingratitudine una brutta bestia. Non si preoccupi, se la sente di rispondere alla domanda? Certo, ora mi ricompongo, non mi lascio abbattere dagli haters. La mia più grande soddisfazione? Beh, sicuramente la commedia.
che ha meritato l'appellativo di divina. Sono io ad aver posto le basi per lo sviluppo della lingua italiana. E dimmi una cosa, quando pensi all'aldilà non lo immagini forse come l'ho descritto io? Beh, ha proprio ragione. E Murasaki, abbiamo una sorpresa anche per lei. Oh, per Susanna, veramente, io adoro le sorprese! Ehi, Shonago! Che piacere vederti! Come stai? Ora che ti vedo sto benissimo. Sembrate molto affiatate, ma come vi siete conosciute? Allora, eravamo al servizio di due imperatrici diverse, Shoshi e Teshi, che a dire il vero si detestavano, ma noi siamo riusciti a superare tutte queste sciocche rivalità, vero? Certo, sì! Io lo odio a questo, ti prego, mandala via! C'è da dire però che la mia imperatrice era molto meglio della tua, più magnanima, più giusta, come ho scritto anche nella mia opera, Il Mandorano Shoshi. Ancora con questa storia, mi stai facendo scendere il tè verde alle ginocchia, è da due ere che lo ripeti! Nanite non ho? Io, ma io no! Ma no, che no, guarda, guarda, io torniamo alle nostre domande. Avete mai visitato il paese dell'altro? No, e difficilmente lascio l'Italia. Ora la Toscana è anche zona rossa. Ho già avuto problemi con la legge, sa, l'esilio. Dunque, evito. Beh, questa è la mia prima volta, quindi vorrei avere la possibilità di visitare meglio questo bellissimo paese. E voi dunque non vi conoscevate prima di questa intervista, per cui cosa ne pensate l'uno dell'altra? Beh, ammetto che all'inizio avevo dei pregiudizi, però conoscendola meglio, non me ne voglia Catone Ludicenze, la metterei molto volentieri a guardia del Purgatorio. Beh, non posso far altro che riconoscere la grandezza del suo genio, ma è un po' permaloso. Prima dietro le quinte ho fatto una battuta sul suo naso e se l'è pesa un po' troppo. Beh, e secondo voi come mai abbiamo deciso di intervistarvi insieme? Quali sono i punti che potrebbero accomunarvi? Beh, in realtà me lo chiedevo anch'io. No, scherzi a parte, come dicevi, ti posso dare il tu? Certo. Come dicevi tu all'inizio, noi abbiamo segnato l'immaginario collettivo del nostro popolo, la storia, la cultura, e dunque gli studenti ci studiano tutt'oggi tra i banchi di scuola, talvolta odiandoci, ma talvolta amandoci. Beh, concordo pienamente. Inoltre, spesso vengono ignorati i parallelismi che possono esserci tra culture diverse e questa intervista può essere un'ottima opportunità per poter unire la cultura italiana a quella giapponese, quindi vi ringrazio. Grazie a lei di essere qui. E dunque pensate di rincontrarvi un giorno quando si potrà dopo questa intervista? Beh, solo Dio lo sa. Beh, magari potremmo scrivere qualcosa insieme, chissà. Bene, e per concludere, siccome una sorpresa per il nostro Dante non ci bastava, abbiamo invitato un altro ospite. Maremma Maiala! Finalmente ci si rivede di ieri, sono anni che avevi il confronto, codardo. E non si è mai degnato di chiedermi scusa per tutti i danni che mi ha arrecato, e l'esilio, e la reputazione infangata di mio padre gettato all'inferno tra i dannati. No, Guido, non è come pensi. Oddio, si sente bene. Oddio, ok, direi che l'intervista è conclusa. Grazie, pubblicità, grazie. Acqua e zucchero! Dopo questa dovete aumentarvi lo stipendio. La terra dove si suona, colloquio sul volgare con Dante, è un testo che nasce con l'intento di celebrare con i ragazzi della prima F il padre della lingua italiana, alle domande della mediatrice linguistica del 2021, Adriana Franzizze, inviata speciale nel Medioevo. Dante, interpretato da Enrico Villanacci, risponde citando passi del suo De Vulgari Eloquentia, opportunamente tradotti dal latino dall'interprete Anna Maria Vaiana, sotto la guida sapiente della docente professoressa Paola Caruso. Utilizzando alcuni brani opportunamente montati, tratti dal De Vulgari Eloquentia, vogliamo mostrare la capacità di Dante Alighieri di comprendere le potenzialità della lingua italiana in un momento in cui non esisteva ancora neppure l'Italia. Ma egli vede dispersi in tutti gli italiani i valori culturali che in genere si trovano nel capo di uno Stato. Salve a tutti coloro che si trovano in collegamento. Sono Adriana Francese, inviata speciale del liceo classico Giannone di Benevento nel Medioevo. Siamo a Poppi, a casa del conte Guido Guidi di Battifolle, per incontrare maestro Dante Alighieri, ospite del conte. Infatti abbiamo saputo che dopo il successo del suo libro Scandalo del 1295, sta componendo altre due opere, una in volgare intitolata Il Convivio e una in latino intitolata Il De Vulgare Eloquentia, scritta per giustificare appunto la sua scelta di scrivere in volgare, una stranezza di cui vogliamo infatti chiedere all'autore. Egli ha accettato di rispondere alle nostre domande, ma in latino, per appunto fare chiarezza sulla sua scelta di aver scritto in volgare, quindi non perché non conosca il latino, ma perché crede che la lingua del futuro sia appunto il volgare italiano.
e noi siamo la testimonianza vivente che abbia avuto ragione. Quindi ci serviremo di un interprete, Anna Maria Vaiana, per tradurre per i non latinofoni. Maestro Dante, benvenuto. Innanzitutto devo notare che lei ha una straordinaria rassomiglianza con Enrico Villanacci di Benevento, ma si sa che ognuno di noi è un sosia. Grazie mille per aver partecipato alla nostra intervista. Queso, molto libenter interso. Prego, partecipo molto volentieri. Lei, malgrado sia stato esiliato da Firenze per un po' d'anni, quindi per aver girovagato per per la provincia di Treviso e per la Romagna, ospite di vari conti, ha trovato anche il tempo di poter scrivere un trattato latino sulla lingua volgare. Quindi ci può dire cos'è il volgare? Vulgarem locutionem appellamus sem qua infantes assuefunt ab assistentibus cum primitus distinguere voces incipiunt. Vel pod brevius dici potest, vulgarem locutionem asserimus quam sine omni regula nutricem imitantes accipimus. Chiamiamo lingua volgare quella alla quale i bambini si abitano non appena iniziano a distinguere le voci di coloro che li circondano. Più sinteticamente si può dire che la impariamo senza alcuna regola, semplicemente per imitazione insieme col latte che ci nutre. Eppure tutte le persone colte studiano e scrivono in latino, lei stesso parla, scrive e studia correntemente e fluentemente questa lingua. Secondo lei, tra il latino e il volgare italiano, qual è la lingua più nobile e in Europa quali sono i volgari presenti? Latina locutio secondaria nobis, quam romani grammatica in vocaverunt, arum quoque duarum nobilio rest vulgaris, tum quia prima fuit humano genio lusitata, tum quia totus orbis ipsia perfruitur. Licet in diversa esplorazione set vocabula sit divisa, tum quia naturalis est nobis, cum illa potius artificialis exit, totam vere Europam tenuit idioma, licet nunc trifarium videatur, nam alioc, alioil, alisi, affirmandolo puntur, ut puta ispani, franci et latini. Abbiamo la lingua latina come secondaria, quella che i romani chiamano grammatica. Tra queste due lingue, la più nobile è il volgare, sia perché fu la prima utilizzata dal genio romano, sia perché tutto il mondo si serve di questa, sebbene sia frammentata in diversi idiomi, sia perché è per noi l'espressione naturale, mentre l'altra è piuttosto una lingua artificiale. Tutta l'Europa fu occupata da una lingua, che era unica, anche se ora appare triforme. Infatti, alcuni per affermare dicono hoc, altri il, altri sì, come fanno per esempio ispani, francesi e italiani. Maestro, visto che lei è di Firenze, proporrebbe il dialetto fiorentino come lingua volgare più bella? Nos autem. Qui mundus est patria velut piscibus sequor, quamquam sarmum biberimus ante dentes. Et Florentiam, adio diligamus sud, quia dileximus, exilium patiamur in uste, multas esse perpendimus firma terque censemus, et magis nobiles, et magis deliciosas, et regiones, et urbes, quam tuscia, et Florentiam. Unde sumus oriundus et civis, et plerasque nationes, et gentes delectiabiliori at cotiliori sermone, cotiquam latinos. Io, che ho per padre il mondo come i pesci hanno il mare, sebbene abbia bevuto l'acqua dell'Arno prima ancora di mettere i denti, e amo Firenze a tal punto che, perché l'ho amata, soffro un ingiusto esilio, tuttavia, sebbene non esista in terra un posto più bello di Firenze, penso esattamente e sono convinto che ci siano molte più terre piacevoli della Toscana e molte città più nobili di Firenze, di cui sono oriundo e cittadino, e che molte nazioni e popoli usino un linguaggio più raffinato ed efficace di quello che usano gli italiani. Quindi, maestro, se non è fiorentino il dialetto più bello, cosa per lei dovrebbe avere un dialetto per appunto essere considerato il più bello tra i volgari italiani? Adepti quod querebamus, dicimus illustre, cardinale, aulicum, et culeare vulgare in Lazio. Quod omnis Lazio civitatis est, et nullius est evidetur, et quod municipalia vulgaria omnia latinorum mensurantur, et ponderantur et comparantur. Però quoque quod illustre dicimus, intelligimus quid illuminans et illuminantum prefulgens. Adiezione seconda, vide elicet cardinale vocatum, nam sicut totum ostium cardinem sequitur, ut cocardo vertitur, versetur et impsum, sic et universum municipalium grex vulgarium vertitur et revertitur, secundum quod istum. Avendo trovato quello che cerchiamo, diciamo che è illustre, cardinale, aulico e curiale, il volgare che è di ogni città italiana e sembra che non appartenga a nessuna di esse e col quale tutti i volgari municipali d'Italia si devono misurare, pesare e rapportare. Per ciò che chiamiamo illustre intendiamo qualche cosa che illumina e che, illuminata, risplende.
Con il secondo aggettivo evidentemente si chiama cardinale, infatti come l'intera porta segue il cardine, cosicché si gira dove si gira il cardine, così anche tutto il gregge dei volgari municipali si gira e si rigira come fa questo. Qui a Veraulicum nominamus illud causa est, quod si aula nos Italia beremus palatimum fores. Est etiam merito curiale dicendum, quia curialitas nil aliud est, quam librata regula e orumque per agenda sunt, et quia statera uiusmo di librationis, tantum in excellentissima curis esse solet, ic est quod quicquid in actibus nostri ben libratum est, curiale dicatur. Unde cum istud in excellentissime talorum curias et librato, dici curiare meretur. Poi lo abbiamo definito aulico per il fatto che se noi italiani avessimo una reggia, esso sarebbe la lingua del palazzo reale. Deve essere anche definito a buon diritto curiale, poiché la curialità non è nient'altro se non una forma ponderata delle cose che devono essere fatte. E poiché una bilancia è capace di una tale pesata, suole trovarsi solo nelle curie migliori, da questo deriva che c'è di cosa ben ponderata e detto curiale. Da qui questo, poiché è stato pesato nella curia più eccelsa degli italiani, merita di essere chiamato curiale. Sed dicere quod in excellentissime talorum curia sit librato, videtur nugatio, cum curia careamus. Ad quod facile rispondet, nam licet curia, secundum quod unita accipitur, ut curia regis Alamannia in Italia non sit. Membra tamen eius non desunt, et sicut membra illius uno principe uniuntur, sic membra uius gracioso lumine rationis unita sunt. Quere falsum esset, dicere curia carere Italos, quamquam principe careamus, quoniam curia bemus, licet corporalite sit disperso. Ma dire che è stato pesato nella curia più eccelsa degli italiani sembra una burla, poiché manchiamo di una curia. Ma a questo si risponde facilmente. Infatti, sebbene in Italia non vi sia una curia nel senso unitaria, come la curia del re di Germania, non fanno difetto le sue membra, e come le membra di quella sono unite sotto un unico principe, così le membra di questa sono unite dalla graziosa luce della ragione. Perciò sarebbe falso dire che gli italiani mancano di una curia, anche se manchiamo di un principe, poiché abbiamo una curia, sebbene sia fisicamente divisa tra tutti noi italiani. Grazie mille maestro, adesso sappiamo quanto sia importante la nostra lingua. Grazie a Sagotipi, valde capisus sum. Grazie a te, mi è piaciuto molto. Ripercorrendo sulla linea del tempo l'esperienza teatrale del mondo occidentale, la seconda Elfe offre una mise en scène, adattata alla mandragola di Niccolò Machiavelli, la commedia più famosa del Cinquecento. Machiavelli, noto come teorico della scienza politica e anche scrittore poligrafo, come tale ci ha lasciato un capolavoro assoluto, La Mandragola, in cui traccia una diagnosi critica crudele dei costumi del suo tempo, analisi sottile che si può ancora applicare alla realtà attuale. Non a caso, la commedia appare come una delle commedie del teatro del Cinquecento più rappresentate. Nei panni dei protagonisti vedremo avvicendarsi nel ruolo di Callimaco Elio Iadarola, nel ruolo di Nica Andrea Albanese, nelle vesti di Ligurio Cosimo di Gioia, in quelli di Fratti Moteo, Gianmarco della Peruta, nei panni di Siro, Andrea Fallarino e in quelli di Lucrezia e Sostretra, rispettivamente, Claudia Giardiello e Rosalba Mottola. La sceneggiatura è stata prodotta da Matilde Nardone e Federica Carabella. I costumi e il trucco sono a cura di Stefano Ragonese, Francesca Corona, Claudia Giardiello, Andrea Fallarino e Federica Valente. Il testo narrativo sarà affidato alla voce narrante di Anna Maria Varricchio. I madrigali, che corredavano già in antico il testo scenico, sono rivissuti e riadattati musicalmente dalla voce di Laura Mercurio e dagli strumenti di Emanuele Varricchio, alla chitarra ed Elisa De Luca al violino. La supervisione è del prof. Giuseppe Bellino, che ha guidato gli studenti nella messa in scena dell'adattamento. Vive a Firenze una giovane donna di nome Lucrezia, e lei viene detta da tutte le virtù. È modesta, è virtuosa, è pia ed è bellissima. Nella lontana Parigi, Callimaco, giovane brillante di buona famiglia, al sol sentire racconti appassionati di chi l'ha vista, se ne è innamorato perdutamente ed è tornato nella natia Firenze per conoscerla. La bella Lucrezia è però sposata, ma questo, cari spettatori, non scoraggerà di certo il giovane innamorato, che pensa e ripensa a cosa poter fare. Conosce poi potrai un dottore poco astuto, un frate che più di essere servitore di Dio si serve, e un parassito che della sua malizia ne fa mestiere. La favola Mandragola si chiama e nel raccontarvela ma presto.
Siro! Siro, non ti partire! Io ti voglio un poco! Eccomi! Io credo che tu ti meravigliassi assai della mia subita partita da Parigi e che ora ti meraviglierai, essendo stato io qui già un mese senza fare alcuna cosa. Beh, vuoi che è vero. Ma se io non ti ho detto fino a qui quello che io ti dirò, non è stato per non mi fidare di te, ma per indicare che le cose che l'uomo vuole non le dire, sia bene non si sappiano. Pertanto, pensando io di poter aver bisogno del tuo aiuto, ti voglio dire il tutto. Io vi sono servitore, i servi non devono mai domandare per lui alcuna cosa. Già. Devo servirvi con fede. Io lo so. Io avevo 10 anni quando dai miei tutori, essendo mio padre e mia madre morti, fui mandato a Parigi. Deliberai di vivermi a Parigi e non mi ripatriare mai, ritenendo di poter vivere in quel luogo più sicuro che qui. Ma parendo alla fortuna che io avessi troppo bel tempo, accadde che venne a Parigi uno Camillo Calfucci. Io comincio a indovinarmi del male vostro. Costui era spesso convitato da me e accadde un giorno, nel ragionare insieme, che noi venimmo in disputa su dove erano più belle donne, se in Italia o in Francia. Essendo io sì piccolo quando mi partì, prese la parte francese e Camillo la italiana. E dopo molte ragioni assegnate dall'una e dall'altra parte, disse Camillo quasi che irato che se tutte le donne italiane fossino mostri, che una sua parente era per riavere l'onore loro. Io sono chiaro di quello che voi volete dire. E nominò Madonna Lucrezia, moglie di Messer Nicia Calfucci, alle quali diede tante laude di bellezza e di costumi che fece rimanere stupidi qualunque di noi. E destò in me un desiderio di vederla tale che io mi sono messo a venire qui, dove ho trovato la sua fama. Ma se voi me ne avessi parlato a Parigi, io saprei che consigliarvi, ma ora non so che dire. Io non ti ho detto questo per volere i tuoi consigli, ma per sfogarmi in parte, perché tu prepari l'animo ad aiutarmi dove il bisogno lo ricerchi. A quel testo sono io paratissimo, ma che speranza ci avete voi? Ahimè, nessuna. In prima mi fa la guerra la natura di lei, che è onestissima e al tutto aliena dalle cose d'amore. Avere il marito ricchissimo che si lascia governare da lei, non affante né famiglio che non treme di lei, in modo che non c'è luogo ad alcuna corruzione. E che pensate dunque di poter fare? E non è mai alcuna cosa sì desperata che non vi sia qualche via da poterne sperare. E che vi fa sperare? 2 cose. La prima è la semplicità di Messer Nicia, che benché sia dottore in legge, egli è il più semplice e sciocco uomo di Firenze. La seconda è la voglia che lui e lei hanno di aver figliuoli, che essendo stata ben 6 anni a marito e non avendone ancor fatti, ne hanno un grande desiderio. Ma avete voi per questo tentato ancora cosa alcuna? Sì, io. Ma piccola cosa. E come? Tu conosci il Guglio, quel tale che viene continuamente a mangiar meco. Costui fu già un senzale di matrimoni, di poi si è dato a mendicare cene, desinari, e poiché gli è piacevole l'uomo, Messer Nicia tiene con lui una stretta dimestichezza, Ligurio l'uccella, e benché non vieni a mangiar secoli, presta alle volte denari. Io me lo sono fatto amico e gli ho confidato il mio amore. Lui ha promesso di aiutarmi con le mani e coppie. Guardate, non mi inganni, questi pappadori non so io non avere molta fede. Ma io gli ho promesso, quando ei riesca, donargli una cospicua somma di denari. Quando ei non riesca, ne spicca un desinare ed una cena. Ma che hai promesso insino a qui? Di fare? Ha promesso di persuadere a Messer Nicia che vada con la sua donna al bagno in questo maggio. Ma chi è a voi potesto? Ma come che a me? Quel luogo potrebbe farla diventare d'altra natura. In Similati non si fa se non festeggiare. Io non andrei là. Mi farei famiglia sua, del marito, che ne so.
Da cosa nasce cosa e il tempo lo governa. E non mi dispiace. Ligurio si partì questa mattina da me e disse che sarebbe con Messer Nicia sopra questa cosa e me ne risponderebbe. Eccoli, insieme. Io mi voglio tirare da parte. Tu vanni in casa le tue faccende e se io vorrò che tu faccia cosa alcuna io te dirò. Io vo. Chi non fa prova, amore, della tua gran possanza, indarno spera di far mai fede vera. Qual sia del cielo il più alto valore, ne sa come si vive, insieme muore, come si segue il danno e il ben si fugge, come si ama se stesso, d'altrui come spesso timore speme i cori adiaccia e strugge, ne sa come ugualmente uomini e dei paventa l'arde di chi armato sei. Avete voi il segno? Siro, sotto. Dallo qua. Questo segno mostra debilità di rene. Torpidizio, eppure l'ha fatto ora. Non ve ne meravigliate, nam mulieris surine sun semper maioris grossitiei et albedinis et minoris pulcritudinis quam virorum uius autem incedera causa est amplitudo canalium mixtio eorum quae ex matrice ex seunt cum murinis. Ligurio, traduci. L'urina della donna ha sempre una maggior densità, maggior chiarezza e minor bellezza di quella dell'uomo. Pertanto sono causa di questi fattori l'ampiezza dei canali e la mescolanza delle sostanze che insieme all'urina escono dalla vagina. Porta di Santuccio, costoro mi raffiniscono in tra le mani, ma guarda come ragiona bene il dottore di queste cose. Dottore, io temo che costei non sia la notte mal coperta e per questo fa l'orina cruda. E la tiene pure addosso un buon coltrone, ma la sta 4 ore ginocchione ad impizzare il Pater Nostri, anziché la se ne venga a letto ed è una bestia a patir freddo. Infine, dottore, o voi avrete fede in me,
o no, io vi darò il rimedio. E se oggi, ad un anno, la vostra donna non ha un suo figliolo in braccio, io voglio avervi a donare 2000 denari. Ma dite pure che io sono qua per farvi onore di tutto e per credervi più che al mio confessore, dottore Mitrea. Voi avete intendere questo. Non v'è cosa più certa ad ingravidare una donna che darle a bere una pozione. Una pozione fatta di mandragola. Di mandragola? Questa è una cosa sperimentata da me 2 paia di volte. E trovata sempre vera. Se non era questo, la reina di Francia sarebbe sterile e infinite altre principesse di quello stato. Ed è possibile. Ed è come io vi dico. E la fortuna vi ha intanto voluto bene che ho condotto qui, meco, tutto l'occorrente per preparare la pozione. E voi potete averla a vostra posta. E quando l'avrebbe la pigliare? Ma questa sera. Dopo cena, perché la luna è ben disposta e il tempo non potrebbe essere più appropriato. Cotesto non fia molta gran cosa, ordinatela pure, ordinatela in ogni modo, io gliene farò pigliare. E bisogna ora pensare a questo, che quello uomo che ha prima a fare seco, presa che là, cotesta pozione, muore in fra 8 giorni. Cagasà, ma io non la voglio questa sottacchera! Voi mi avete concio bene, a me tu non la piccherai. State saldo. E c'è il rimedio. E quale? Fare dormire con la vostra donna, presa che l'ha questa pozione, un altro uomo che tiri, standosi seco una notte, a sé tutta quella infezione della mandragola. E poi vi piacerete senza pericolo. No, io non ho fatto questo. E perché? Perché io non vo' fare la donna mia femmina e a me becco. Ma via, dottore, io non vi ho per sapio come credetti. Voi dubitate di fare quello che ha fatto il re di Francia e tanti signori quanti sono là. Ma chi volete che io mi trovi che faccio con questa pazzia? Se io gliene dico, ei non vorrà. Se io non gliene dico, lo tradisco e io non ci vo' capitar sotto male. Ma se non vi dà briga altro che cotesto, lasciatela pure a me. E come si farà? Io vi darò il rimedio. Questa sera, dopo cena, voi gliene darete a bere e la metterete a letto. E poi ci travestiremo, voi, Ligurio, Siro ed io, e ce ne andremo cercando il mercato nuovo e vecchio. Per questi tanti, e il primo garzonaccio che noi troviamo scioperato lo imbavaglieremo e da suon di mazzate lo condurremo in camera vostra al buio e gli diremo quel che avrà da fare. Non vi fia difficoltà veruna. E voi lo manderete innanzi lì, farete lavare la vostra donna e starete con lei senza pericolo e a vostro piacere. Ah, io sono contento, poiché tutti che re, principi, gran signori hanno tenuto questo modo. Ma soprattutto, che non si sappia... Ma chi volete voi che io lo dica? Però una fatica ci resta, e di importanza. E quale? Farne contenta mia moglie, a chi io non credo che l'anima pia si disponga mai. Io ho pensato il rimedio. E quale? Per via del confessoro. E chi disporrà il confessoro? Tu? Io e soprattutto i danari. Ma io dubito, non che per me detto ella non voglia ire a parlare col confessore. Ed anche a cotesto che rimedio. E quale? Farvela condurre dalla madre. Bravo, là le presta fede. Ed io so che la madre è dell'opinione nostra. Orsù, avanza il tempo che si fa sera. Con permesso. Prego. E tu da lì, ma comparti a spasso, infatti alle 23 ore noi ti ritroviamo a casa con la pozione ad ordine. Poi il dottore ed io andremo dalla madre, perché è mia nota, poi andremo a Frate e ti ragguaglieremo di quello che noi abbiamo fatto. De Ligurio, non mi lasciare solo! Ma tu mi fai poco! Ma dove vuoi che vada ora? Ma di qua, di là, per questa via, per quell'altra, e gli si grande Firenze, Callimaco!
Io sono morto! Una pozione di mandragola per rendere fertile Lucrezia. Ecco la soluzione. L'effetto è garantito, ma il primo uomo che si accosterà alla donna potrebbe morire avvelenato. Bisognerà sacrificare un giovinastro preso per strada, farlo giacere con la donna e abbandonarlo al proprio destino. Ma come convincere Lucrezia, tanto pia e devota? Per farlo verrà coinvolto il padre confessore, Fra Timoteo, facilmente corruttibile col denaro e con sua madre, Sostrata. I due riusciranno nell'impresa? Io non so chi s'abbia giuntato l'uno l'altro. Questo tristo di Ligurio ne venne a me con quella prima novella per tentarmi. A ciò, e se io non gliene consentivo, non mi avrebbe detta questa, per non palesare loro disegni senza utile. E di quella che era farsa, non si curavano. Messernice e Callimaco sono ricchi, e io, da ciascuno, per diversi rispetti, sono per trarre assai. La cosa però, con me stia segreta, perché vi importa così a loro a dirla, come a me. Ma sia come si voglia, io non me ne pento. E però, dubito non ci avere difficoltà, perché Madonna Lucrezia è savia e buona, ma io l'aggiungerò in sulla bontà. Oh, ed eccola con la madre, la quale è ben una bestia, e sarà un grande aiuto condurla alle mie voglie. Io credo che tu creda, bambina mia, che io stimi l'onore e il bene tuo quanto persona del mondo, e che io non ti consigliassi di cosa che non stessi bene. Io t'ho detto, e ridicoti, che se Fra Timoteo ti dice che non ci sia carico di coscienza, che tu lo faccia senza pensarvi. Io ho sempre mai dubitato che la voglia che Messer Nice ha da aver figlioli non ci faccia fare qualche errore. Ma di tutte le cose che si sono tentate, questa mi pare la più strana, di avere a sottomettere il corpo mio a questo vituperio, e adesso è cagione che un uomo muoia per vituperarmi. Io non ti so dire tante cose, bambina mia. Tu parlerai al padre, vedrai quello che lui ti dirà, e farai quello che tu di poi sarai consigliato da lui, da noi, da chi ti vuole bene. Io so quello che voi volete intendere da me, perché Messer Nicia mi ha parlato. Veramente, io sono stato in su libri più da 2 ore a studiare questo caso e, dopo molte esamine, mi trovo di molte cose che, in particolare e in generale, fanno per voi. Parlate voi davvero motteggiato? Ah, Madonna Lucrezia, sono queste cose da motteggiare? Avetemi voi a conoscere ora? Padre, no, ma questa mi pare la più strana cosa che mai si udissi. Madonna, ma io ve lo credo, ma io non voglio che voi diciate più così. E sono molte le cose che discosto, paiono strane, insopportabili, terribili, e che quando tu ti appresti a loro le riescono sopportabili, umane, dimestiche, e però si dice che sono maggiori gli spaventi che i mali, e questa è una di quelle. Io e voglia. Io voglio tornare a quello che io dicevo prima. Qui è un bene certo che voi ingraviderete e acquisterete un'anima a Dio, e il male incerto è colui che giacerà dopo la pozione con voi, si muoia, ma egli si trova anche di quelli che non muoiono, eh? Beh, ma benché la cosa è dubbia, però è bene che l'esternicia non corra quel pericolo, quanto allo atto che sia peccato, questa è una favola, perché la volontà è quella che pecca, non è il corpo, e la cagione del peccato è il dispiacere del marito. E voi vi compiacete, pigliate piacere, e voi ne avete dispiacere? Dice la Bibbia che le figliole di Lot, credendosi essere rimaste sole nel mondo, giacerono con il padre. E benché la loro intenzione fu buona, non peccarono. Cosa mi dite mai? E lasciati persuadere, bambina mia. Non vedi tu che una donna che non ha figlioli non ha casa? Morse il marito e sta come una bestia abbandonata da ognuno. A che mi conducete? Vi conduco a cose che voi avrete sempre cagione di pregare Dio per me. Ella farà ciò che volete, padre. La metterò io stasera a letto, io. Di che cosa hai paura, mozzicona?
E c'è 50 donne in questa terra che a posto tuo ne alzerebbero le mani al cielo. Io sono contenta, ma non credo mai di essere viva domattina. Non dubitare, figliola mia. Io pregherò il Dio per te. Andate ora e preparatevi, che si fa sera. Rimanete in pace, padre. Che Dio mi aiuti. Siete le benvenute, Madonna Lucrezia, che Dio vi dia un bel figliolo maschio. Lo voglio il Dio. E lo vorrà in ogni modo. Vedo in chiesa anche Ligurio e il maestro Callimaco. Messer sì. Dio vi salvi, maestro, toccate qui la mano alla donna mia. Volentieri. Lucrezia, cara, costui è colui che sarà il bastone della nostra vecchiaia. Mi è molto caro ed è nostro amico. Ora benedetta sei tu, Lucrezia. E voglio che lui e Ligurio vengano stamani a desinare con noi. In ogni modo. E portar loro anche la chiave della camera sulla loggia, affinché siano in loro comodità e che non hanno donne tra i piedi. Io l'accetto, per usarla quando più mi aggrada. E io? Può avere denari per l'elemosina? Ben sapete come domine oggi vi si manderanno. E Visino? Non è uomo che si ricordi? Ma chieda pure, ciò che io ho è anche suo. Andiamne tutti in chiesa e qui diremo l'orazione ordinaria. Di poi, dopo l'ufficio, voi ne andrete a desinare a vostra posta. Voi, spettatori, non aspettate che noi usciamo più fuori. L'ufficio è lungo, io mi rimarrò in chiesa e loro, per l'uscio del fianco, se ne andranno a casa. Valete! Il dialogo sopra la nobiltà di Parini, scritto nel 1757, è ispirato da uno dei valori fondamentali dell'illuminismo, quello dell'uguaglianza e della pari dignità degli uomini. Protagonisti sono un poeta ed un nobile, che si trovano a condividere la stessa tomba con grande indignazione del nobile, ma alla fine il poeta riesce a far comprendere che i titoli nobiliari sono davvero poca cosa.
Circa due secoli dopo, nel 1964, Totò riproporrà questo tema scrivendo A livella, strumento che metaforicamente riesce a livellare le disuguaglianze della vita. Ascolteremo proprio A livella nell'interpretazione degli alunni della seconda D. Il professore Gianluigi Panarese ha guidato gli studenti Marzia Santi, Leuci Luca e Arnaldo Marcarelli nella realizzazione del loro intervento. Da sempre nella coscienza collettiva la necessità di garantire a ciascuno pari opportunità è avvertita come un fatto doveroso, sia a livello morale che giuridico. Di fatto ognuno di noi dovrebbe ritenere giusto non discriminare un individuo in base alla condizione sociale, politica ed economica. E questo, tale regola comportamentale è stata ben recepita anche a livello costituzionale attraverso l'articolo 3. Ovviamente l'uguaglianza di cui si parla non va intesa solamente in senso formale, ossia come una semplice dichiarazione di intenti, bensì anche in senso sostanziale, e dunque lo Stato deve attivarsi per eliminare qualsiasi ostacolo che possa impedire ai cittadini di esprimere le proprie potenzialità e rivendicare i propri diritti partendo da un piano paritario. Questo argomento è stato trattato anche in letteratura da autori che, seppur con modalità e sensibilità diverse, hanno cercato di esprimere al meglio i loro punti di vista. Significativo in tal proposito è il discorso sulla nobiltà di Parini, i cui protagonisti sono un nobile e un poeta seppelliti casualmente nella stessa tomba. Infastidito per la convivenza forzata e per la violazione dei suoi diritti di casta, il nobile rinfaccia al suo vicino le sue umili origini. Il tema principale di quest'opera è il merito. I nobili si arrogano grandi meriti, ingiustificatamente, poiché fanno leva sulle azioni compiute dai loro predecessori, oppure si vantano dei titoli nobiliari ereditati o addirittura acquistati con denaro. Per Parini, invece, il merito si commisura esclusivamente all'utilità civile di un individuo e dunque, su questa scala di valori, i nobili, con il loro comportamento parassitario, si collocano al polo opposto. Il discorso si conclude con il nobile, il quale non solo si rammarica per il comportamento che ha assunto in vita, ma addirittura si dispiace di non aver conosciuto il poeta e dunque non ha avuto la possibilità di scardinare le convinzioni errate sue e dei suoi simili. Anche un altro autore, più vicino ai nostri tempi, ha trattato il medesimo tema, ossia quella dell'uguaglianza e della parità. È stato un compositore, è stato un poeta. È il principe Antonio De Curtis, conosciuto con il nome d'arte di Totò. E chi meglio di lui poteva esprimere questo contrasto tra la nobiltà e la borghesia, provenendo egli stesso da un ambiente povero ed essendo figlio legittimo di un aristocratico. Nella sua celeberrima poesia intitolata A livella, ossia uno strumento utilizzato dai muratori per livellare il cemento, immagina un dialogo tra un marchese e uno spazzino. Analogamente, il marchese sostiene che il povero Netturbino non avesse alcun diritto di essere seppellito accanto a lui, che è un titolato, che è un nobile. Eppure il suo interlocutore, con dignità, gli fa comprendere che in realtà una volta morti siamo tutti uguali. Tutti quei titoli di cui lui e quelli come lui si vantavano non hanno più alcuna valenza. Parini e Totò dunque concepiscono la morte come un rivelatore di verità, uno strumento che appiana le differenze evidentemente condizionanti che la vita ci riserva. Ora assisterete alla rappresentazione della livella interpretata da Luca Leuci nei panni del Netturbino e da Arnaldo Marcarelli nei panni del Marchese. Statemi a sentire. Ogni anno, il 2 novembre, c'è l'usanza per i defunti di andare al cimitero. Ognuno ha da fare questa crianza, ognuno ha da tenere questo pensiero.
Ogni anno, puntualmente, in questo giorno di questa triste e mesta ricorrenza, anche io ci vado e con dei fiori adorno l'oculo marmoreo si licenza. Chissà non mi è accaduta un'avventura, dopo ad aver compiuto il triste omaggio. Maronna, se ci penso, che paura, ma mi facette l'anime coraggio. Ho fatto chi? Statemi a sentire. S'era fatta allora da chiusura e io, tomo tomo, stavo per uscire, buttando un occhio a qualche sepoltura. Qui riposa in pace il nobile marchese, signore di Rovigo e di Belluno, ardimentoso eroe di mille imprese, morto l'11 maggio del 31. O stemma capurona goppa tutto, sotto una croce fatte lampadine, tre mazze rose quali stia lutto, cannele, cannelotti e salumini. Proprio azzeccata Roma e suo signore ce ne stava nata pecerella, abbandonata, senza manco fiore, per segno solamente una crocella. E in goppa croce appena si leggeva, Esposito Gennaro, netto Urbino. A guardarlo, che pena mi faceva su morto senza manco un lumino. Questa è la vita in capo a me pensare, che ha avuto troppo e chi non aveva niente. Su povero Maronna si aspettava che pure alla vita la pezzelle. Mentre fantasticavo sto pensiero, s'era fatta quasi mezzanotte, e io rimanetto inchiuso, prigioniero, morte paura innanzi ai cannelotti. Tutto a un tratto, che è vero da lontano, due ombre vicino a questa parte mia. Io l'indosso fatto non c'è vero chiaro, sono vescetato, duermo, o è fantasia? Guarda che fantasia, che lo marchese, con tuba, caramella e cuba strano. E chi la t'appresta presta lo strano arnese, tutto pretende con una scopa a mano. E chi è certamente Don Gennaro, molto poveriello, uno scopatore. Io l'indosso fatto non c'è vero chiaro, sono morte e si ritirano a quest'ora. Potevano stare a me quasi un palmo, quando marchese, se fermai il botto. E tomo tomo, calmo calmo, dicetto a Don Gennaro. Giovanotto, da voi vorrei sapervi, le carogna, con quale ardire e come avete osato di farvi seppellir, per mia vergogna, accanto a me, che sono blasonato. La casta è casta e va sì rispettata, ma voi perdeste il senso e la misura. La vostra salma andava sì inumata, ma seppellita nella spazzatura. Ancora oltre sopportar non posso la vostra vicinanza puzzolente. Fa dopo quindi che cerchiate un fosso tra i vostri pari, tra la vostra gente. Signor Marchese, non è colpa mia, io non m'avesse fatto questo torto. Mia moglie è stata a fare sta fesseria, io che potevo fare se ero morto? Se fosse vivo, mi farei contento. Piglia sta casciolella che piuttosto, e proprio non in questo momento, me ne trasesse rindanata fosse. E cosa aspetti, o turpe malcreato, che l'ira mia raggiunga l'eccedenza? Se io non fossi stato un titolato, avrei già dato piglio alla violenza. E fammi vedere, e piglia sta violenza. A verità, ma che mi sono scucciato di sentire. E se perdo la pazienza, mi scordo che sono morto e sono ammazzato. Ma che te credi essere, non ti? Cadin non può capire che sei me qua. Morto sei tu, e morto sono pure io. Ognuno commentate tale e quale. L'unico porco! Come ti permetti paragonarti a me, che ebbi natali illustri, nobilissimi e perfetti, da fare invidia a principi reali? Tu qua Natale Pasqua Epifania, tu puoi mettere in capo nella cervella che stai malato ancora di fantasia? A morto sai che è una livella. Un re, un magistrato, un grand'uomo, trasendo sto cancello ha fatto punto che ha perso tutto, a vita e pure un uomo. Tu non ti hai fatto ancora questo punto. Perciò, stammi a sentire, non fa un restino. Sopportami vicino, che te importa? Sti pagliacciati fanno solo i vivi. Noi siamo seri, appartenimmo alla morte. La letteratura greca contemporanea rappresenta l'ultima fase di una lunga tradizione che ha le radici agli inizi della nostra civiltà. L'anello al quale essa si riallaccia è quello della cultura bizantina, presente oggi nella vita dei greci, anche grazie al ruolo assunto dalla Chiesa ortodossa durante le dominazioni straniere. L'occupazione veneziana e quella ottomana contribuiscono alla creazione di una storia letteraria unica nel contesto europeo. La cultura dei greci guarda a Occidente, a Venezia, dove varie tipografie stampano libri anche in greco volgare, ma anche a Parigi, Londra, Vienna, Bucarest, Mosca, Odessa e altri centri dell'Europa nord-orientale, che divennero poli culturali dei greci della diaspora.
L'incontro della tradizione letteraria italiana con l'innovazione del Rinascimento e del Barocco ha originato capolavori come l'Erotocritos. In età ellenistica e romantica nelle isole Ionie sono state prodotte opere come quelle di Calvos e Solomos. Il Novecento comincia con Cavafis, arriva al culmine con Seferis e Eitis, poeti Nobel per la letteratura. Si impone con Rizzos e si chiude con autori di grande qualità che non hanno mai smesso di guardare alla poesia come alimento dell'anima del popolo greco. In questo breve excursus lirico, la poesia neogreca ci parla attraverso la voce di tre dei suoi poeti più rappresentativi, Giannis Rizzos, Giorgio Seferis e Costantino Cavafis. Passiamo dunque al contributo degli studenti della Punita della prima e della seconda B, dal titolo Risonanze neogreche dal Mediterraneo, con le voci recitanti Giorgia Calabrese, Francesca Colloca, Gabriella Pepe, Antonio Ricco e Giovanni Panarese alla chitarra. Suggestioni neogreche nel Mediterraneo. Non sarebbero potuti nascere altrove Giannis Rizzos, Giorgio Seferis e Costantino Cavafis e tanti altri poeti della letteratura neogreca, se non i luoghi prediletti dagli dèi. Isole e promontori incastonati come diamanti tra un cielo terso che guarda l'Oriente e il mare di un azzurro da togliere il fiato. Specchi di luce in cui riflettere lo scintillio delle proprie anime, ponendo se stessi al servizio della poesia, la grande madre che alimenta l'anima greca da oltre 2000 anni. Ed infatti, anche nel XX secolo, la poesia ha costituito una presenza inamovibile e granitica in Grecia, nonostante la pressione di regimi autoritari, le torture e il carcere duro riservato a poeti quali Rizzos e l'esilio forzato di intellettuali quali Seferis, in attesa rassegnata di una libertà che non tornava. Il Nunzio di Giorgio Seferis. Il Nunzio. L'aspettavo inchiodati 3 anni, mirando assai da presso i pini, il lido e gli aspi. Confusi col fendente dell'aratro o con la chiglia della nave, giocavamo a scoprire il primo seme, perché ricominciasse il dramma antico. Tornammo alle nostre case spezzate, deboli membra, bocche devastate dal gusto della ruggine e del sale. Di destra andammo verso nord, forestieri inabissati, in brume dai libati ali di cigni che ci ferivano. Ci faceva impazzire le notti d'inverno, il gaiardo vento dell'est. Ci smarrivamo l'estate nell'agonia del giorno che non sapeva morire, portando indietro questi rilievi d'un'arte di messa. Dai primi del Novecento fino al 1975 la poesia in Grecia è stata uno spazio pubblico, un punto di riferimento collettivo a cui si sono aggrappati uomini liberi in cerca di un tentativo di opposizione ai vari regimi. La poesia è stata militanza, prima durante la dittatura di Metaxas del 1836-41, poi durante l'occupazione tedesca nel 1941-44 ed ancora la guerra civile del 1945-49, arrivando fino alla dittatura dei colonnelli 1967-74. Dopo la sconfitta di Giannis Rizzos. Dopo la disfatta degli ateniesi custodi e un po' più tardi, dopo la nostra ultima sconfitta, finite le nostre libere discussioni, finiti anche gli splendori di Pericle, il fiorire delle arti, i ginnasi e i simposi dei sapienti. Ora c'è un pesante silenzio nella corà, e mestizia, e l'impunità dei 30 tiranni. Tutto, anche ciò che è più nostro, avviene in contumacia, senza la minima possibilità di un ricorso, di una difesa o apologia, di una sia pur formale protesta. Le nostre carte e i nostri libri a rogo, l'onore della patria nel pattume. E se avvenisse mai che ci consentissero di chiamare a testimoniare un vecchio amico, non accetterebbe, per timore di patire anche lui la nostra sorte, e ha ragione il talone. Perciò stiamo bene qui. Forse potremmo perfino stabilire un nuovo contatto con la natura, guardando dietro il filo spinato di uno scorcio di mare, le pietre, le erbe o una nube al tramonto, profonda, violetta, emozionata. E forse un giorno si troverà un nuovo cimone, guidato in segreto dalla stessa aquila, che scavi fino a scoprire la punta di ferro della nostra lancia, arrugginita, consunta anch'essa, e la porti solennemente in processione funebre o trionfale
con musiche e corone ad Atene. Il mito antico, dunque, è il contenuto reinterpretato con una sensibilità moderna e attraverso la mediazione di una nuova lingua. Uomini, dei ed eroi passano attraverso il filtro della contemporaneità, che con la sua disillusione e il suo disincanto impone una lettura capovolta di archetipi ormai apparentemente consolidati. Achille non è più l'Achille del nostro immaginario e Penelope non è più il modello secolare della sposa fedele. Achille dopo la morte, Janus Rizos. È molto stanco. Ormai, che se ne fa della gloria? Basta, ne ha conosciuti bene i nemici e gli amici. Diciamo amici. Dietro l'ammirazione e l'affetto nascondevano i loro interessi, i loro sogni sospetti, gli astutissimi, gli innocenti. Adesso, sull'isoletta di Leuca, finalmente solo, tranquillo, senza più pretese, senza doveri e senza amate strette, e soprattutto senza l'umiliante ipocrisia dell'eroismo, può godersi ogni tanto la salsetta della sera, le stelle, il silenzio e quella sensazione dolce e infinita della vanità generale, in compagnia soltanto delle capre selvagge. Ma anche qui, perfino dopo la sua morte, lo perseguitano nuovi ammiratori, usurpatori. Questi, nella sua memoria, dirigono altari e statue, recitano orazioni e se ne vanno. Gli restano accanto solo uccelli marini. Ogni mattina volano sulla spiaggia, si bagnano le ali e in fretta tornano a lavare il pavimento del suo tempio, con movenze leggere di danza. Così, un'idea di poesia circola nell'aria. Forse l'unica sua giustificazione. E un sorriso condiscendente galleggia sulle labbra, per tutti e tutto, mentre aspetta altri nuovi adoratori, e lo sa che gli piace, nonostante il loro frastuono, le borracce, le uova, i grammofoni, mentre aspetta Elena adesso, sì, proprio la stessa, per la cui bellezza onirica e carnale, tanti troiani e achei e mitonessi furono distrutti. L'umiliante ipocrisia dell'eroismo, uomini costretti ad essere eroi a tutti i costi. Non solo perché lo impone l'amor proprio, ma perché lo richiede la società della vergogna, che decide i ruoli e non accetta debolezze. Parrebbe che Rizzos abbia alto il vestito della disgregazione dell'ideale epico, quando guardando ad Achille, ormai stanco, grida: «Ormai, che se ne fa della gloria?» E dopo la dissacrazione dell'ideale epico, inevitabile è il crollo degli dei, quelli che un tempo difendevano la città e che in seguito all'invasione straniera sono stati sostituiti da altri dei, nuovi e strani. In La fine di Dodona, infatti, leggiamo: «Dopo il crollo degli dei, nessuno sapeva più da che parte voltarsi. I malati restavano nei loro letti a occhi chiusi, le loro calze marcivano nelle scarpe, due fiori nel bicchiere. I più furbi si sono adattati in fretta, hanno messo di nuovo i vestiti della festa, vanno su e giù per il mercato, discutono, commerciano, si sono assunti la difesa dell'invasore, hanno cambiato i nomi delle strade e dei templi, sostituzioni improvvisate. Zeus e Dione hanno ceduto il posto a Gesù e alla Vergine. Teodosio ha dato il colpo di grazia a tutto, templi e santuari e quel grande albero strapolmo di ornamenti e offerte. E tuttavia, ce ne sono ancora molti, i migliori, che non hanno messo giudizio. Aspettano altri dei e altri uomini, si indignano, protestano, sognano e sperano. Noi altri, i pochi, che per quanto un tantino pensiamo, abbiamo rinunciato a certi lussi e perfino alla riflessione. Coltiviamo il nostro orticello, qualche volta guardiamo le nuvole, rasserenati, più sicuri quasi. Un giorno trovammo gettata in un fossato quella statuetta che batteva col bastone gli attrezzi di metallo, cavandone suoni divinatori. Per un istante ci commosse. Pensammo di conservarla in qualche luogo, ma a che pro? Ci metteremo a conservare i cimeli adesso? E se ce l'avessero trovata? La lasciammo dov'era. Vi gettammo su due manciate di terra. Il cane aveva fretta. Fiutava gli alberi. Cadevano già grosse gocce di pioggia. Il passato viene riletto anche attraverso il filtro della disillusione. Gli dei, gli eroi, gli uomini e le donne, come Penelope, per tutti la fedele e devota sposa di Ulisse,
Colei che per 20 anni immola se stessa sull'altare della fedeltà coniugale, aspettando l'improbabile ma non impossibile ritorno del suo sposo. Non è questa l'immagine di Penelope, però, che emerge dai versi di Ioannis Rizzos. Il poeta neogreco fa emergere di Penelope un volto tremendamente umano, disperato e moderno, non solo di moglie e madre, ma anche e soprattutto di donna. La disperazione di Penelope. Non era possibile che non lo riconoscesse alla luce del focolare. Non c'erano i panni logori del mendicante, il travestimento, no, semicerchi, la cicatrice sul ginocchio, la forza, la fibbizza nell'occhio. Terrorizzata, appoggiando la schiena al muro, cercava una giustificazione, ancora un intervallo di tempo di breve durata, per non rispondere, per non tradirsi. Per lui, dunque, aveva speso 20 anni di attesa e di sogni, per questo infelice, per questo vecchio grondante sangue. Si lasciò cadere su una sedia, guardò lentamente i pretendenti morti sul pavimento, come se guardasse i suoi propri desideri morti, e «Bentornato», gli disse, sentendo estranea, lontana, la sua voce. Sulle ginocchia il telaio suo riempiva il soffitto di ombre a forma tirata, e quanti uccelli aveva tessuto con cuciture rosse, lucenti, su pugliame verde, all'improvviso, quella notte del ritorno, finirono in nera cenere, volando basso nel cielo piatto dell'estrema sofferenza. Il poeta scrisse questa lirica nel 1968, durante un periodo di deportazione, cui fu condannato dal governo greco per la sua militanza nello schieramento di sinistra. Furono anni di sofferenza e angoscia per Rizzos. La poesia divenne per lui l'unico mezzo di rivendicazione della propria dignità. Rizzos immagina che la reazione di Penelope alla vista di quell'uomo lacero e vecchio sia spiazzante. La donna, infatti, è spaventata. Si aspettava che Odisseo tornasse bello e giovane a liberarla dall'intollerabile assedio dei Troci. Ma solo in questo momento, vedendosi davanti un uomo invecchiato, vestito da mendicante, si chiede se desiderasse davvero ritornare ad essere solo moglie e sposa fedele. Capisce che mentre finora aveva avuto la possibilità di contrastare i pretendenti con la sua libertà di non scegliere, ora non può ribellarsi ad Odisseo, suo legittimo marito. Si sente messa letteralmente con le spalle al muro, poiché consapevole di non poter esternare in alcun modo il suo sconcerto, non sa come reagire. Poi, priva di forze, si getta su una sedia. Finalmente, con un sottile filo di voce, dice «Benvenuto». La sua voce, però, suona estranea e lontana alle sue stesse orecchie, poiché i suoi sentimenti sono l'esatto contrario di ciò che questa parola esprime. Guarda i cadaveri dei Proci come guardasse morti i suoi stessi desideri. Non perché volesse i Proci, ma perché quando essi erano vivi e l'assediavano, tormentandola con le loro prepotenze, poteva idealizzare il marito e immaginare il suo ritorno come il momento più bello della sua vita. L'impatto con la realtà ha invece spezzato bruscamente ogni sua illusione. Ricorda di aver tessuto tele con fili rossi e verdi, metafora di vita ed entusiasmo. Adesso invece quello stesso telaio proietta sul soffitto ombre di sbarre, simbolo della sua prigionia. È ritornata ad essere la moglie di Odisseo e null'altro. Il mito dunque diventa vivo, quotidiano, ci appartiene. In esso ci rispecchiamo con le nostre fragilità di un'umanità anch'essa fragile. La rete non è più l'astuzia, la fedeltà, il valore, ma l'umanità. Penelope non è più solo Penelope, ma una donna, tutte le donne. Achille non è più soltanto l'eroe, ma l'uomo disilluso, tradito dai propri amici, e tutti gli uomini delusi. Un vecchio, di Costantino Cavafis. Interno di caffè, frastuono. A un tavolino si è appartato un vecchio. È tutto chino, con un giornale avanti a sé. Nessuna compagnia. E pensa, nella triste ricchezza abilita, a quanto poco egli godeva vita, quando aveva bellezza, facondia e vigoria. Sa che è invecchiato molto, lo sente, lo vede, ma il tempo che era giovane lo crede quasi ieri. Che spazio breve, riflette, a come la saggezza l'ha beffato, se ne era in tutto fidato, che pazzia. Domani, hai tanto tempo, la bugiarda diceva,
come uno schermo al suo seno vivente. Tristemente vera, il tempo passa in fretta per tutti. La vita scorre e nessuno può fermarla. L'unica cosa che possiamo fare è ricordarci che nulla è per sempre. I ricordi, le occasioni perse, i rimpianti arrivano quando già è troppo tardi. Se solo assaporassimo le gioie e imparassimo dai dolori che la vita ci preserva, vivremo ogni attimo come l'ultimo. Il tempo della vita è un dono, come lo è la vecchiaia. Tornare indietro non si può. Cerchiamo di non perdere un solo attimo e lasciamoci andare alla vita a noi concessa. Spesso, in giovane età, si danno per scontate un po' troppe cose o si ritengono semplicemente futili perché forse non si ha la consapevolezza del tempo che fugge. Anzi, si spera che passi in fretta e non si comprende quanto la vita sia una gioia da condividere con gli altri. Quanto bisogna cogliere l'attimo e mai rimandare al domani, perché il domani, prima o poi, non sarà più il momento giusto. Quella vita non c'è più, il vecchio, il senso della vita. Voci di Grecia, voci di poeti. E i poeti si riconoscono, e si chiamano, e si sentono fratelli, come nella lirica Fraternità, dedicata da Rizzos al poeta francese Arago. I poeti si riconoscono facilmente tra loro, non dalle grandi parole che appaiono alla gente comune, non dai gesti retorici, solo da certe cose affatto banali e di dimensioni segrete, come Ifigenia riconobbe subito Oreste appena le disse: non eri tu che ricamavi in cortile, sotto il piombo, con bei colori su una tela bianca? Allora lei si chinò di colpo sulle sue spalle, serrando gli occhi a una luce profonda, dolce, come se l'altare insanguinato fosse tutto coperto con quella tela bianca che lei stessa ricamava sotto il piombo durante i caldi meriggi in Padova. E Aragorn diceva di non aver imparato da nessuno, come da Rizzos, perché in lui c'è tutta la vita di un popolo, i suoi dolori, e definiva la sua poesia musica per gli occhi. E noi, increduli, continuiamo ad amare la Grecia e i suoi poeti, che da più di 2000 anni parlano alle nostre anime in un lungo discorso senza fine. Negli ultimi anni si sono susseguite innovazioni, anche terminologiche, nella relazione tra mondo della scuola e mondo del lavoro. La cosiddetta alternanza scuola-lavoro si è dunque trasformata in percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento. Attraverso tali percorsi, il liceo Giannone vuole contribuire alla valorizzazione e alla fruizione dei processi che sono alla base delle trasformazioni delle società antiche in una prospettiva pluridisciplinare, maturando molteplici esperienze di studio e di ricerca nei profili professionali legati ai beni culturali, migliorare i processi di apprendimento e favorire una maggiore motivazione allo studio, trovando un'applicazione concreta delle conoscenze acquisite nell'ambiente scolastico in contesti universitari o lavorativi, favorendo l'integrazione tra apprendimento a scuola e apprendimento on the job. Una delle attività che ha visto coinvolte alcune classi del nostro liceo è stato il percorso per le competenze trasversali e l'orientamento dal titolo Civiltà antiche e archeologia, Oriente e Occidente, lingue e culture orientali e africane. Il percorso è stato attivato in collaborazione con l'Università degli Studi di Napoli l'Orientale, in particolare con il Dipartimento di Asia, Africa e Mediterraneo e i corsi di studio triennali di Civiltà antiche e archeologia, Oriente e Occidente. Il PCTO, in linea con gli obiettivi già citati e sulle solide radici di una cultura classica con cui ogni giorno ci confrontiamo, ci ha permesso di ampliare le nostre conoscenze spaziando tra le diverse civiltà dell'Iran antico, della Mesopotamia, dell'Egitto e della Nubia, dell'India, del mondo islamico, della Cina e del Giappone e ci ha dato inoltre l'opportunità di collaborare in maniera fattiva con docenti universitari. Le conoscenze e le competenze acquisite durante l'intero percorso sono state messe in luce con la presentazione dei lavori svolti riguardanti le diverse aree geografico-culturali analizzate. A questo punto, dopo aver parlato e spiegato cos'è il PCTO in generale e analizzato in modo dettagliato quello effettuato in collaborazione con l'Università di Napoli l'Orientale, andiamo ad esaminare ed elencare i lavori svolti a termine di questa esperienza dagli alunni. In totale sono 10, tra cui 2 svolti proprio da noi, infatti li analizzeranno in modo dettagliato le ragazze successive.
narrative. Per quanto riguarda gli altri 8 lavori, possiamo partire dal primo, Cosmologia cinese e giapponese a confronto, che tratta di un mito giapponese e cinese messi a confronto tramite degli aspetti che li accomunano. Costantinopoli, invece, che tratta della fondazione di quest'ultima e delle varie costruzioni importanti avvenute in quest'epoca, come ad esempio le varie costruzioni della chiesa Santa Sofia, della basilica Cisterna e delle mura teodisiane. Poi abbiamo Benevento Crocevia di Culture, invece, che tratta della fondazione di Benevento e, come notiamo dal titolo, viene vista proprio come un punto di incontro di varie culture. L'induismo, invece, che tratta proprio della cultura, delle tradizioni del mondo oriente. Africa e Sudan, invece, che tratta proprio di un confronto tra la lingua e cultura copta e la lingua e cultura greca. Asia e Iran, invece, un confronto tra gli assiri e i persiani. Diadi e triadi nell'antico Egitto, che trattano e vengono proprio mostrati questi diadi e triadi nell'antico Egitto. Ed età ellenistica, invece, che tratta di elementi di lingua e cultura greca. Poi abbiamo confronto tra mitologia indiana e mondo classico, che è stato svolto proprio da alcuni alunni della seconda C, e 10 avatara di Vishnu, invece, svolti da alcuni alunni della seconda F. Culture a confronto, viaggio tra India e mondo classico è il titolo dell'elaborato preparato dagli studenti di seconda C che hanno preso parte al corso PCTO in collaborazione con l'Università Orientale di Napoli, vale a dire Alberto Sanginario e la sottoscritta Giusy Formato. Come suggerito dal titolo, il nostro è un progetto di mitologia comparata volto ad evidenziare le similitudini e le differenze tra la mitologia indiana e quella classica, che presentano inevitabilmente dei caratteri analoghi dovuti alla loro comune radice indoeuropea. Dopo una breve introduzione sulla disciplina della mitologia comparata, la presentazione si articola in due sezioni. La prima sezione riguarda la figura dell'eroe e le sue caratteristiche distintive comuni alle varie mitologie, per poi sviluppare un confronto tra due degli eroi più rappresentativi delle due culture, Krishna per la cultura indiana ed Eracle per la cultura classica. La seconda sezione, invece, riguarda una delle prove che gli eroi sono spesso chiamati ad affrontare, vale a dire la catabasi, ovvero la discesa nel mondo dell'oltretomba. E in questa sezione il confronto tra la catabasi di Nasiketa per il mondo indiano e la catabasi di Ulisse per il mondo classico diventa anche spunto di riflessione sul valore dell'immortalità dopo la morte nelle varie culture. Lo scopo è quello di avvicinare due civiltà che sembrano molto lontane, ma che in realtà non lo sono, accostando il nuovo orizzonte culturale propostoci dall'Università Orientale e il nostro comune piano di studi sotto l'insegna del mito, che proprio per la sua dimensione, che va al di là dello spazio e del tempo, ha sempre molto da offrire a popoli di ogni luogo e ogni epoca. Si è incastrato. Il progetto al quale ho preso parte prevede l'illustrazione dei 10 avatara del dio Vishnu. Il termine avatara, o più comunemente definito avatar, deriva dal sanscrito avat e significa discendere, ed indica la discesa propriamente delle divinità nel mondo vedico sul mondo terreno per ristabilire l'ordine cosmico qualora questo sia stato perturbato. Si badi bene che occorre distinguere il termine incarnazione da reincarnazione, perché il primo è necessariamente definito per le divinità in quanto libere di incarnarsi a loro piacimento, il secondo invece è definito necessariamente agli uomini in quanto, secondo la tradizione induista, dopo la morte sono necessariamente costretti ad incarnarsi e quindi a prescindere dal loro volere. Tra le divinità induiste, la più nota per le sue incarnazioni è quella del dio Vishnu, il quale ne presenta ben 10 che andremo a vedere e che, secondo un'interessante interpretazione, rappresenterebbero, simboleggerebbero l'evoluzione della vita e dell'uomo. La prima incarnazione del dio Vishnu che andiamo ad analizzare è quella di Matsya, che avvenne sotto forma di un pesce e rappresenterebbe il primo stadio della vita avvenuto appunto nell'acqua. La seconda incarnazione è quella di Kurma, avvenne sotto forma di una tartaruga che in grado di vivere sia nell'acqua che nella terra, rappresenterebbe l'evoluzione della vita animale. La terza incarnazione invece è quella di Vara, il cinghiale, che poiché è in grado di vivere sulla terraferma, a differenza della tartaruga anche nell'acqua, rappresenterebbe l'arrivo della vita animale sulla terra. La quarta incarnazione che andiamo a vedere è poi quella di Nana Shiga, che è una creatura metà leone e metà uomo, e rappresenterebbe infatti lo stadio intermedio dell'uomo e dell'animale. Andando ad analizzare le altre incarnazioni, come si vede anche dalla slide, la quinta è la prima incarnazione che presenta una natura di tipo umana del dio,
del dio Vishnu, infatti rappresenta uno stato dell'uomo però ancora incompleto dal punto di vista fisico. Abbiamo infatti le successive incarnazioni che rendono completo invece l'uomo, che sarebbero sesta, settima e ottava incarnazione di Vishnu. Abbiamo la sesta, un uomo con l'ascia, che rappresenta un uomo perfettamente formato dal punto di vista fisico. La settima abbiamo invece, come si vede in immagine, Rama, la rappresentazione di un uomo perfetto anche dal punto di vista di ogni suo dovere, dal punto di vista formale. L'ottava incarnazione, che è l'unica, forse anche la più importante del dio Vishnu, la quale è l'unica femminile, rappresenta invece una completezza anche dell'uomo dal punto di vista artistico. E infine la nona, Buddha, una completezza dell'uomo anche dal punto di vista intellettuale. E infine l'ultima incarnazione è particolarmente interessante perché è quella di Kalki, ed è l'unica incarnazione del dio Vishnu la quale non è ancora avvenuta, perché nel momento in cui avverrà, e appunto le persone che appartengono alla religione induista la stanno ancora aspettando, porrà fine alla nostra era chiamata Yuga, Kali Yuga, e porrà fine anche alla vita di ogni uomo, l'uomo che ritornerà alla sua naturale origine, che di tipo divina. Inerente alla tematica della collaborazione e dell'amicizia tra popoli e uomini, è doveroso, nell'ottica di un dialogo tra culture, elogiare questo spirito di solidarietà con due canzoni che rimandano al concetto di unione, fratellanza e sostegno reciproco. Don't Back Looking Anger degli Oasis e People Help the People di Birdie. A cantare Marinelli Miriam e Marika Mirra. Buon ascolto. You never be, but all the things that you see.
Save me, people of the peace.